Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Sveglia Trieste. Buon giovedì 25 marzo. Oggi avremo ospite in studio il consigliere regionale del Partito Democratico, Roberto Cosolini. Quindi, se volete dialogare con lui, fare le vostre segnalazioni, potrete farlo come sempre chiamandoci in diretta nella prima parte della nostra trasmissione. Fra poco, intorno alle 7 e tre quarti, potrete appunto fare le vostre segnalazioni a Roberto Cosolini, anche scrivendoci una mail al nostro consueto indirizzo. Poi avremo i consueti nostri collegamenti con Nella per il meteo, la pagina meteo ampia e divertente, e poi il collegamento alle 9:30 con il direttore del Piccolo Omar Monestier. Poi avremo anche il nostro Umberto Bosazzi che girerà in città per farci vedere come sta andando, in particolare questa volta la prenotazione delle vaccinazioni. Anzi, vedete anche già in sovraimpressione il numero unico regionale 0432 223522 per prenotare appunto le vaccinazioni per la fascia d'età tra i 75 e i 79 anni e per le categorie cosiddette fragili di persone. Quindi vedremo anche questo e poi parleremo anche della scuola e delle proteste per ritornare a una didattica in presenza. Tutto questo lo faremo con i nostri consueti collegamenti. Andiamo però a vedere subito la prima parte della nostra, delle previsioni del tempo con il sito dell'Osmerarpa. Allora, vediamo la situazione generale con le correnti settentrionali secche in quota che interessano la regione e verranno sostituite da un flusso occidentale gradualmente più umido verso il fine settimana. Quindi si prepara questo cambiamento. Per oggi cielo in genere sereno, salvo qualche annuvolamento sui monti. Venti di brezza, dal pomeriggio velature a partire da ovest. Invece per domani, venerdì 26, cielo in genere poco nuvoloso, possibili foschie notturne in pianura. Questa è la stringata previsione per la giornata di domani. Allora, intanto vediamo le bellissime immagini del nostro golfo che si risveglia sotto un bel sole con il castello di Miramare sullo sfondo. Ringrazio anche Guido in regia per queste belle immagini. Dunque, andiamo a vedere la prima pagina del Piccolo. Il Piccolo oggi apre con le vaccinazioni, la campagna vaccinale. Partita la fase 3, più di 27.000 vaccini prenotati, quasi 15.000 cittadini tra i 75 e i 79 anni danno fiducia ad AstraZeneca, finalmente tocca a noi, dicono, oltre 12.000 le persone fragili che hanno prenotato sempre ieri in una sola giornata, ma continuano anche oggi le prenotazioni. L'emergenza coronavirus in Friuli Venezia Giulia, questo è l'occhiello. Poi c'è un reportage curioso in centropagina, vediamo anche una bella fotografia. Dunque, di Andrea La Sorte. In tempi di lockdown, l'attività sportiva a casa o per quanto consentito all'aperto rappresenta di fatto una delle poche valvole di sfogo. E allora vediamo qui il titolo: Bici e pesi introvabili, i triestini e lo sport fai da te. C'è la politica regionale. Allora, il documento da 10,5 miliardi, porto, industria e infrastrutture, il recovery fund della regione. Andremo a vedere anche questo nelle pagine interne. E poi l'intervista al governatore Fedriga. Il piano per il rilancio credibile, ottenere un miliardo. Queste le sue parole al Piccolo. Poi ancora l'accordo di programma, al comune andrà il 15% sulle alienazioni in Porto Vecchio. Anche questo è un passaggio molto importante e atteso. Restiamo in consiglio comunale, soffitto da restaurare in consiglio comunale, lavori fino a maggio. Poi ancora le associazioni chiedono piscina terapeutica in Campo Marzio. Ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo con la rassegna stampa.
Bentornati, bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, riprendiamo subito la nostra rassegna stampa. Andiamo a vedere le prime pagine di altri quotidiani, poi torneremo anche sul piccolo per vedere gli approfondimenti all'interno delle pagine del quotidiano, in particolare sulla campagna vaccinale. Poi rivedremo anche qualche nostro servizio andato in onda nel telegiornale di ieri. Allora, questa è la prima pagina del Corriere della Sera che dà conto dell'affondo di Draghi. Regioni, l'affondo di Draghi, questo è il titolo principale. Il Premier: inaccettabili differenze sui vaccini agli over 80, favoriti gruppi. Poi ha dettato le regole per riaprire le scuole. Poi ancora il caso ferme ad Anagni, 29 milioni di dosi AstraZeneca inviati in AS. Poi pace tra Unione Europea e Londra, sempre sui vaccini. Vaccini, l'affondo di Draghi, anziani trascurati in favore di altri gruppi, inaccettabili differenze tra le regioni. E in AS da AstraZeneca, proprio per questo stock di 29 milioni di dosi, appunto ferme ad Anagni. Allora, questa è la notizia principale. Poi c'è anche l'intervista sulla prima pagina del Corriere, poi nelle pagine interne la si trova completa. La coerenza di Dante sia un esempio per noi, l'intervista con il presidente Sergio Mattarella. Andiamo sempre sulla prima pagina del Corriere, questa è una foto davvero toccante. Ad Ancona, Matteo ricoverato lontano dalla mamma. La carezza dell'infermiera al piccolo con il Covid. Soltanto l'energia magica di un bambino può trasformare una tuta bianca con le mani e i piedi blu in una mamma. Matteo ci è riuscito, ha captato il calore umano che è arrivato da quella tuta e ha deciso che sì, poteva fidarsi. È una foto simbolo. Matteo è a 7 mesi ed è positivo al Covid, accarezzato da un'infermiera all'ospedale di Ancona. Poi ancora quello che succede negli altri paesi. Colpa mia, scusatemi, la retromarcia di Merkel, la cancelliera e le chiusure di Pasqua, dice. La cancelliera Merkel fa marcia indietro appunto sulle chiusure annunciate per Pasqua, un errore mio. Gli anziani, i bambini e un eroe antico, ma Enea si prese cura sia del padre sia del figlio. E l'approfondimento di Antonio Scurati. C'è un uomo che arranca nel pieno del vigore fisico eppure barcolla perché con un braccio deve reggere l'anziano padre infermo, con l'altro sorreggere il figlio infante. Si parla di Enea, è stato richiamato più volte anche nella prima fase del lockdown, dell'inizio, insomma, della pandemia, anche per fare confronti con altri paesi del mondo che avevano un atteggiamento diverso nei confronti dei propri anziani, però qui si dice appunto non dimentichiamoci anche naturalmente dei figli, dei giovani. Vaccini, Draghi spinge l'Unione Europea, invece il titolo principale della Repubblica, più contratti con Big Pharma. Oggi il Consiglio Europeo con Biden si punta a ottenere materie prime e licenze per aumentare la produzione verso l'intesa tra Bruxelles e Londra sulle forniture. In Italia l'ipotesi di mantenere le chiusure anche dopo Pasqua. Il Premier: alcune regioni trascurano gli anziani e seguono altre priorità. Questo è il discorso di ieri alle Camere. Poi ancora Letta vede Conte, questo per quanto riguarda i movimenti politici, le trattative tra PD e Movimento 5 Stelle, patto per le amministrative. Poi andiamo a vedere la prima pagina del Messaggero Veneto, che si concentra in particolare sui sostegni insufficienti per quanto riguarda le misure dell'emergenza. Le categorie si aspettavano di più dal governo, aiuti inadeguati, dicono, rispetto alle perdite subite. Sono tante le categorie che si ritengono evidentemente penalizzate. Poi ancora scoperte nel Lazio, 29 milioni di dosi nel magazzino AstraZeneca, la metà all'Unione Europea, erano destinate appunto all'Unione Europea. E ancora braccio di ferro Draghi Regioni, Fedriga interviene, non siamo imputati. Ancora andiamo a vedere invece, torniamo sul piccolo, nelle pagine interne del piccolo per parlare dell'avvio della terza fase della campagna vaccinale. Vaccini agli over 75, categorie fragili, 27.000 prenotati in un solo giorno. Superato l'iniziale intoppo informatico,
drammatico per le troppe richieste. 15.000 le persone che hanno dato fiducia ad AstraZeneca, che sono le persone appunto tra i 75 e i 79 anni, non considerate particolarmente fragili. Qui ci sono alcune interviste, finalmente tocca anche a noi, vale la pena fare un po' di coda. Viaggio tra i triestini in strada fin dal primo mattino per assicurarsi l'appuntamento. Il blocco dei PC capita anche negli uffici pubblici, quindi c'è stata anche pazienza per questo piccolo intoppo iniziale delle prenotazioni, e l'abbiamo testimoniato anche noi ieri con un servizio del nostro Gianluca Paladin, che è andato proprio fuori dalle farmacie a vedere, a intervistare un po' di persone in coda per capire insomma come stava andando questa terza fase della campagna vaccinale. Andiamo a rivedere il servizio. Fin dalle prime ore della mattina, code in tutta la città presso le farmacie di Trieste per finalmente prenotare il vaccino per le persone fragili e per le persone della fascia di età tra i 75 e i 79 anni. Finalmente, anche se ho già avuto il Covid. Ah, l'ha già avuto? Un anno fa, all'inizio proprio. E com'è stato? Male, molto male. Quindi adesso sono stata anche rianimazione. Porca miseria. Quindi purtroppo è meglio farla. Questa mattina un amico mi ha telefonato che si può, a seconda dell'età e la mia, diciamo, sono a posto, che si può prenotare la vaccinazione, diciamo. Quindi è contento? Allora, insomma, speriamo. Speriamo che questo incubo... Ci sono delle nipotine da curare un po', è meglio essere sicuri. Diciamo di sì, diciamo. Ma devo scappare presto, perché sennò qua becco la multa pure. CUP letteralmente presi d'assalto per prenotare, ricordando che alle persone fragili verrà somministrato il vaccino Pfizer, mentre alla fascia 75-79 anni toccherà AstraZeneca. Speriamo che facciamo presto e vediamo un po'. Provato, per dire la verità, col call center, era improponibile, sempre occupato. A un certo momento ho detto, vengo a vedere direttamente qua in farmacia. Che questo incubo finisca. Sì, esatto. Più che se vaccinemo, meglio sarà, penso, insomma. Sì, sì, per forza. Questo maledetto virus non dà pace. Finalmente hanno aperto anche le altre classi, le vaccinazioni. Sì, certo. Ma insomma, speriamo bene, dai. A metà mattinata è poi arrivata la segnalazione del rallentamento del sistema informatico che gestisce le richieste per le vaccinazioni, complice l'assalto della cittadinanza alle farmacie, che testimonia la grande volontà dei più di accedere alla prenotazione. Abbiamo visto appunto, sentito alcune testimonianze di persone che si vaccinano, che prenotano appunto il vaccino anti-Covid. Allora andiamo a vedere altre notizie all'interno sempre del quotidiano locale. La pagina regionale ci dà conto di questa lista di proposte da portare all'attenzione del governo nazionale. Allora, dai porti alla terza corsia, opere per 10 miliardi e mezzo nel recovery regionale. Quattro i temi chiave: innovazione, infrastrutture, transizione ecologica e sanità. Questa è la lista della spesa, per così dire. E poi c'è un'intervista a Massimiliano Fedriga, sempre di Diego D'Amelio. Fedriga: dal governo mi aspetto 1 miliardo e un piano strategico per il paese e l'Europa. Il governatore dice: confronto con Consiglio, parti sociali, economia, il secondo mandato, se la coalizione mi appoggia, ci sono. Si parla di questo, quindi un finanziamento nell'ordine di 1 miliardo sarebbe credibile, dice il presidente Massimiliano Fedriga, fissa l'asticella delle risorse che spera di attrarre in regione grazie al recovery plan. La giunta si prepara nel contempo alla trattativa con lo Stato sui patti finanziari, considerati chiave per il rilancio di un territorio che Fedriga vuole guidare anche nella prossima legislatura. Perché tanti progetti, gli chiedono. Allora, abbiamo messo a punto assi strategici per il lungo periodo, a prescindere dal recovery. Non avendo il governo ancora individuato una strada per il confronto, ci siamo tenuti spazio per regolarci sulle scelte nell'esecutivo. C'è stato anche il via libera in Consiglio regionale, ieri è un passaggio anche molto importante e ne parleremo poi con il nostro ospite Roberto Cosolini, consigliere regionale del Partito Democratico. Dicevo, c'è stato il via libera al DL Crescita, il decreto legge 120 di Crescita, che aggiorna la legge di attuazione del programma operativo regionale.
Obiettivo, dice l'assessore Barbara Zilli, investimenti in favore della crescita e dell'occupazione tra il 2014 e il 2020, cofinanziato dal Fondo europeo, che potrà contare su una dotazione prevista di quasi 24 milioni di euro. Con queste partite finanziarie di grande impatto ci giochiamo il futuro della regione, ha affermato appunto l'assessore Zilli. Allora, poi andiamo a vedere invece un altro fenomeno ben fotografato dal Piccolo, in realtà lo testimoniamo anche noi spesso nelle nostre trasmissioni e nelle nostre incursioni in città. Piazze e vie affollate nei rioni di Trieste, chiusi dentro casa non resistiamo più. Da Campo San Giacomo a Roiano, passando per le zone più centrali, tanta gente in giro, c'è voglia di vita, è difficile rinunciare a tutto. Il focus è di Giampaolo Sarti. Se non ci fossero le mascherine sembrerebbe quasi la normalità, c'è voglia di vita nei rioni triestini, da Valmaura a San Giacomo, da Barriera al centro e poi oltre verso Roiano. La città non è affatto il deserto di un anno fa, eppure è sempre zona rossa, è oggi come allora. Nonostante i divieti e il timore dei controlli, la gente esce, gira, si ritrova per la strada, in piazza e fuori dai bar, anche se vige la regola dell'asporto. E questa è una delle principali irregolarità che ci segnalate anche voi spesso qui alla trasmissione. C'è anche l'intervista al prefetto Valerio Valenti, che coordina le forze dell'ordine sul territorio. Dice: non è vero che c'è un calo dei controlli, anzi li abbiamo intensificati perché non dobbiamo abbassare la guardia. Il numero delle multe è aumentato, in media si facevano 3 o 4 al giorno, adesso siamo saliti a 20. E anche questo fenomeno, insomma, era abbastanza prevedibile in questa in questo nuovo ricorso alla zona rossa. Ecco qui che c'è anche la nuova bocciatura, ecco, l'aula boccia di nuovo la preferenza di genere, opposizione all'attacco, respinta la proposta del Dem russo, persa un'opportunità per tutte le donne. Roberti e la leghista Spagnolo: non accettiamo la strumentalizzazione. E qui vediamo anche l'intervento di alcune donne che intervengono appunto su questo tema che le riguarda direttamente. Insomma, è stata nuovamente bocciata dall'Aula questa proposta di cui avevamo parlato anche noi, del vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Russo. Allora, andiamo ancora a vedere sempre nelle pagine interne del Piccolo, andiamo a vedere le pagine della cronaca cittadina, ancora qualche istante per raggiungerla, eccola qui. Vediamo che si è parlato ieri poi in varie commissioni di Porto Vecchio, 15% sulle alienazioni al comune. Roma rilancia l'interesse a finanziare con 40 milioni del Recovery Fund parco e viale, confermato il tetto di 1000 abitanti, le novità emerse durante il dibattito in commissione. Il Ministero della Cultura ha confermato il suo interesse a finanziare attraverso il Recovery Fund un progetto da 40 milioni per le aree all'aperto del Porto Vecchio, in particolare il viale monumentale, il cosiddetto parco lineare che collegherà Barcola al centro. È soltanto uno degli elementi di interesse emersi ieri durante la commissione comunale sull'accordo di programma. Tra gli altri risulta che il Comune terrà il 15% degli introiti derivanti dall'alienazione dei lotti e che il tetto dei residenti nell'area, così viene confermato, è fissato a circa 1000 persone. Il documento è stato introdotto in aula dal sindaco Roberto Di Piazza e dall'assessore all'urbanistica Luisa Polli. E qui c'è anche l'intervento proprio di Roberto Cosolini, che sarà il nostro ospite fra poco. Puntare sul Green New Deal con un centro studi sul clima, questa è la proposta della conferenza organizzata dal consigliere regionale con esperti di ambiente, innovazione e gestioni immobiliari. Dice: i trasferimenti di servizi non vanno demonizzati, però l'operazione non può essere fatta soltanto di quelli. Parla appunto del famoso trasferimento degli uffici regionali, evidentemente.
in Porto Vecchio. Poi ancora si torna a parlare della piscina terapeutica. Le associazioni Nuova Acqua Marina in Campo Marzio, gli ex utenti si preparano a reclamare un'alternativa nell'antico scalo, una spa, più attenzione ai disabili, stufi di attendere con la consapevolezza che in Porto Vecchio le loro esigenze non troveranno risposte adeguate. Le associazioni attive in Acqua Marina lanceranno nei prossimi giorni una proposta alternativa. Dal crollo della piscina terapeutica in Campo Marzio il 29 luglio del 2019, il sindaco Roberto Di Piazza ha più volte ribadito come l'iter stia proseguendo per una nuova realtà, in particolare nell'area degli ex magazzini Ford, con la proposta fatta al comune dalla cordata composta da ICOP, Terme FVG e Mirta Pools. Sabato il coordinamento Nuova Piscina Terapeutica, realtà che racchiude 20 associazioni, lancerò però una proposta alternativa. Allora, ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno, rispettore Conti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, quali sono le segnalazioni di oggi? Il traffico per ora chiaramente... Immaginiamo. È tutto tranquillo, ecco. Però volevo segnalare prima di tutto, e attenzione perché adesso la CEGAS interverrà, però in Piazza Venezia vediamo i semafori spenti, quindi ricordo che valgono, cioè quando a semaforo spento vale la regola della precedenza, insomma, generale agli incroci, ecco, se poi ci sono anche, casomai sempre sotto il semaforo ci sono i segnali di dare o meno la precedenza, quindi comunque insomma attenzione in Piazza Venezia perché i semafori sono proprio spenti, neanche a lampeggio. Oggi in Goldoni, in Piazza Goldoni, Carducci, a partire dalle ore 10 c'è uno scavo a Cegas per una perdita di gas, avremo anche le pattuglie lì a disposizione appunto di chi lavora anche, e di chi naturalmente transita lungo la Carducci, circa un'ora perché devono attraversare chiaramente la carreggiata. Comunque sarà sempre garantita la circolazione. Inoltre in via Carnaro oggi per circa 3 giorni verrà istituito un tratto di 80 metri circa tra il chilometro 2 più 100 e il chilometro 2 più 200. Ci saranno omovieri oppure potrebbe esserci dei semafori, quelli diciamo provvisori. Altro per oggi non c'è. Bene, allora la ringraziamo, mi sembra abbastanza, comunque grazie delle segnalazioni, niente. Buon lavoro, buona giornata a lei e ai suoi colleghi. Altrettanto, buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, torniamo per un po' alla pagina della cronaca cittadina, poi rivediamo anche il nostro servizio proprio su uno di questi casi di cronaca, su uno spacciatore scoperto proprio dalla polizia locale tra Valmaura e Chiarbola. Spacciava i minori appunto in casa Valmaura, ventenne indagato, ma l'altra notizia di cronaca, sempre nella stessa pagina del Piccolo, riguarda una truffa: offrono un lavoro e lasciano debiti, scatta la denuncia. Una 27enne triestina senza occupazione da 3 anni ha denunciato chi le aveva promesso un impiego presentandole poi il conto di un finanziamento camuffato proprio da contratto di lavoro. E questo è uno dei tanti casi che da anni l'associazione consumatori ADOC si trova ad affrontare, ed è successo anche appunto qui a Trieste. Allora rivediamo invece il servizio sul spacciatore ventenne che è appunto vendeva stupefacenti anche a minorenni. Spaccio di droga tra Chiarbola e Valmaura. Un ragazzo di 20 anni vendeva stupefacenti ai minorenni. Alla fine di febbraio il personale del nucleo giudiziario della polizia locale ha controllato l'area per bambini vicino al campo di calcio di via Norma Cossetto a Chiarbola a seguito di segnalazioni di alcuni cittadini. Gli agenti hanno sorpreso 5 giovani e al controllo dei documenti è risultato fossero tutti minorenni. 2 dei ragazzi sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di cannabis. Accompagnati alla caserma di San Sebastiano, i due sono
stati riaffidati ai genitori. Da ulteriori accertamenti, gli investigatori hanno individuato il luogo di spaccio, un appartamento in via Valmaura. I successivi pedinamenti hanno consentito di scoprire altri particolari sull'attività di spaccio, riconducendola a un ragazzo ventenne, al quale sono stati sequestrati numerosi quantitativi di cannabis. L'ipotesi di reato è la cessione di sostanze stupefacenti, con l'aggravante della vendita ai minori. Allora, andiamo ora a vedere qualche notizia anche sul Corriere della Sera, riprenderemo anche poi dopo la pubblicità. Si riparla di riapertura delle scuole possibile dopo Pasqua, però ancora non c'è nulla di certo e si resta ancora nel campo delle ipotesi. La stretta anche dopo Pasqua, il titolo appunto del Corriere della Sera, test ai bimbi per riaprire le scuole. Italia arancione rossa anche dopo Pasqua, con 3.700 persone ricoverate in terapia intensiva e numeri ancora alti di nuovi contagiati e vittime. Dopo 10 giorni di chiusura, la riapertura riguarderà soltanto le scuole. Il piano è già stato messo a punto anche grazie alla collaborazione col Ministero della Difesa. Strettissime le regole per riportare la didattica a distanza al 50% in fascia arancione, lezioni in presenza per materne elementari in fascia rossa. Tutto il resto dovrà attendere. La proroga dello stato di emergenza sembra scontata, mentre si allontana la possibilità per chi ha la curva in discesa di tornare in fascia gialla dopo il 7 aprile. Nei prossimi giorni il Presidente del Consiglio Mario Draghi convocherà la cabina di regia, valuterà con i ministri regole e divieti, ma gli scienziati frenano sulla ripartenza delle attività anche per i ritardi nella campagna vaccinale che sconta le mancate consegne da parte delle aziende farmaceutiche e il caos in alcune regioni. Quindi questo è quello che si sta preparando. Poi ancora invece negli Stati Uniti i vaccini agli under 16, in estate i risultati dello studio, ma in Israele già li fanno. Sempre sul Corriere della Sera andiamo a vedere: immunizzare chi ha più bisogno e basta esitazioni, solo così ne usciamo, parla Giuseppe Ippolito, infettivologo del Comitato Tecnico Scientifico, appunto qui in un'intervista sul Corriere. E poi ancora le fiale per i più fragili, stop alle altre categorie, come ripartono le regioni. Sono 1,4 milioni le dosi usate finora per chi non fa parte di over 80 sanitari. La difesa era AstraZeneca, inadatto agli anziani. Questa è la giustificazione appunto da parte di alcune regioni che sono state strigliate ieri dal Premier Draghi. Ancora AstraZeneca, il giallo di Anagni, 16 milioni di dosi sono per Unione Europea. Il giallo di Anagni si riferisce allo stock da 29 milioni del Nepal presidiato dai NAS. L'azienda si difende, dice, e poi Draghi invece dice: ordinato l'ispezione su segnalazione di von der Leyen. E ancora dall'Italia al Belgio, poi ai destinatari, tra analisi e viaggi passano 30 giorni. Questo è il percorso appunto di queste dosi tra i vari stabilimenti di produzione e stoccaggio. Allora, dobbiamo fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con un po' di rassegna stampa, poi avremo ospite in studio, come vi dicevo, il consigliere regionale Roberto Cosolini. A fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, andiamo a vedere ancora la situazione anche negli altri paesi, nei paesi vicini a noi. Ci segnala il signor Claudio, e lo ringraziamo, alcuni articoli sulla Voce del Popolo. Allora, andiamo a vedere ancora un attimo, vediamo se riesco a riaprirlo, solo un secondo. La Voce del Popolo appunto che si occupa sia di Croazia che di Slovenia.
Slovenia e dell'Istria in sostanza. Allora, tasso di positività in Croazia al 20,2% su anche ospedalizzazioni e terapie intensive. Non accenna a placarsi la terza ondata di coronavirus in Croazia, anzi ieri la curva epidemiologica era in crescita, lo confermano i dati del bollettino della Task Force nazionale, secondo cui sono 1891 nuovi casi di Covid a fronte di 9327 tamponi. Questa è la situazione appunto in Croazia, mentre in Slovenia, sempre sulla voce del popolo, la pandemia non rallenta. Allora, il virus corre veloce in Slovenia: nelle ultime 24 ore ci sono stati 1288 nuovi casi di infezione da Covid a fronte di 6979 test effettuati, tasso di positività del 18,5%, mentre il giorno precedente ne erano stati registrati 981. Rispetto a una settimana fa si è avuto un aumento del 16%. Sempre nelle passate 24 ore, 9 persone hanno perso la battaglia contro il coronavirus, che ha costretto alle cure ospedaliere 507 pazienti, di cui 99 si trovano in terapia intensiva. Questa è la situazione nelle vicine Slovenia e Croazia. Andiamo a vedere invece la situazione in Germania. Torniamo Corriere della Sera. Abbiamo già visto in prima pagina, anche su altri quotidiani, Merkel sul lockdown, errore mio. La cancelliera fa marcia indietro sulla chiusura pasquale, non è praticabile in così poco tempo, e si scusa con i tedeschi. Controordine, il governo tedesco ha revocato il lockdown duro, deciso appena 24 ore prima per i giorni della Pasqua. In una drammatica dichiarazione al paese, Angela Merkel si è assunta la piena responsabilità per quello che è definito un errore solo e soltanto mio, è un atto di coraggio e di onestà politica, ma anche l'ammissione di un fallimento che segnala la debolezza strutturale della cancelliera, giunta a fine mandato e sempre più anatra zoppa. Questa è l'analisi che viene fatta sul Corriere della Sera. Poi ancora la politica invece italiana: Letta vede Conte, una nuova avventura, ma il voto a Roma mina l'asse PD 5 Stelle, incontro per un'alleanza elettorale, inizia il cantiere, Marcucci lascia, ex renziano arriva Malpezzi. Questi appunto i movimenti per quanto riguarda la politica nazionale. Ancora altre notizie. L'intervista, il capogruppo uscente al Senato, sempre per quanto riguarda appunto la politica, il capogruppo Dem uscente al Senato: non ho subito diktati, il metodo resta sbagliato ma il valore simbolico c'è, per questo ho detto sì. E poi vediamo, qui c'è anche Deborah Serracchiani nella corsa a Montecitorio, e il cambio qui a Palazzo Madama, appunto arriva anche in questo caso una donna. Allora, andiamo ancora a vedere invece sul piccolo alcuni approfondimenti. Allora, l'abbiamo già visto in prima pagina, questo sullo sport fai da te, per così dire, con le palestre chiuse e poche possibilità insomma di fare attività sportiva in quella che è una delle città più sportive d'Italia. I triestini riscoprono lo sport fai da te, bici e pesi introvabili. Questo è il fenomeno raccontato oggi sul piccolo. A Ruba nell'ultimo anno i mezzi di spostamento ecologici, ma anche gli attrezzi per allenarsi a domicilio. La domanda supera l'offerta, negozi a corto di articoli. Ad aggravare il quadro è stato anche il rallentamento della produzione dei pezzi di ricambio patita nel 2020. Quindi in tempi di lockdown l'attività sportiva in casa, per quanto consentito all'aperto, rappresenta di fatto una delle poche valvole di sfogo, ed è così che anche tra i triestini un tempo sedentari e ora c'è chi si è riscoperto almeno un po' più sportivo, avvicinandosi al fitness fai da te in casa e rispolverando la cara vecchia bici. Una scelta che ha favorito il commercio sportivo a tal punto che oggi, dopo un anno di strette, alcuni scaffali restano addirittura vuoti. Allora andiamo a vedere anche alcune testimonianze. Tanti hanno resumato le due ruote dalle cantine: chi ora lavora da casa vuole tenersi in forma e ho sfruttato le ore
ore libere per imparare a stare bene, insomma c'è anche chi si è così aggiornato e ha fatto di necessità virtù. Allora, ancora sempre nelle pagine interne del Piccolo, volevo dare ancora conto di quello che succede invece nei paesi vicini, a cominciare ad Aurisina, il museo all'aperto sulla storia delle cave del Carso, in moto l'iter per la realizzazione di un parco della pietra a fini culturali e turistici, si punta a partire in estate con la realizzazione di un primo percorso diffuso. Il progetto coinvolge il comune e le associazioni del territorio. E poi ancora nel vivo il doppio cantiere anti-allagamenti a Duino, mentre spostandoci a Muggia ci sono i dati e le prospettive del sistema di gestione dei rifiuti in Riviera, differenziata più 20% in 3 anni, e ora a Muggia le lezioni online. Certificato con il report reso noto dall'ente, l'ingresso nel club degli over 65% della raccolta appunto differenziata per effetto dell'introduzione della raccolta porta a porta, che nelle prime fasi, lo ricorderete, era stata anche ampiamente criticata. Insomma, questi sono i risultati secondo questo articolo riportato oggi sul Piccolo. Allora, noi invece ieri abbiamo parlato siamo andati a vedere qual è la situazione delle manutenzioni stradali, e l'assessore Elisa Lodi, presente qui ieri mattina insieme a Bernardo Gulotta, ha annunciato anche una delibera da parte del Comune per così dire fare dei controlli più serrati, più stringenti sulle ditte private che realizzano questi lavori stradali, ad esempio la manutenzione dei marciapiedi, il rifacimento dell'asfalto dei marciapiedi, appunto anche a seguito delle tante segnalazioni da parte dei cittadini, magari di disagi di questo tipo. Allora andiamo a rivedere il servizio e vediamo che cosa ha annunciato l'assessore Lodi. Sono davvero tante le segnalazioni dei cittadini su tratti di strada che versano in condizioni precarie o su situazioni di manutenzioni appena eseguite ma subito ritoccate da ulteriori interventi con conseguente nuovo disagio alle asfaltature cittadine. Lo spunto odierno parte da una segnalazione all'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi su Via Romagna, esempio di una serie di interventi che hanno portato a un'asfaltatura provvisoria molto poco apprezzata dai residenti. Quella Via Romagna però avrà un intervento ad hoc, perché tra le progettazioni che abbiamo e le gare che abbiamo da avviare dopo il bilancio sicuramente c'è, anzi già lo garantisco, abbiamo inserito proprio un intervento dedicato alla Via Romagna, perché ormai è in condizioni pessime. Più in generale, proprio per mettere un argine alla giungla di interventi da parte di ditte di varia natura che scavano, poi richiudono, ma non sempre in maniera corretta, l'assessore Lodi annuncia che sarà proposta una delibera per un controllo molto severo su questo tipo di lavori. Una delibera che andrà ovviamente condivisa con chi poi interviene sulle nostre strade, quindi Accegas, le varie società che poi vanno a sistemare la fibra, sì. Team rispetto a Window e altre, insomma chi lavora sulla nostra città, una delibera che possa dare delle regole più precise a chi interviene sulle nostre strade, perché le dico la verità, noi combattiamo ogni giorno su interventi e ripristini che tante volte dobbiamo correre dietro alle imprese che arrivano al volo e poi ovviamente fanno intervento e il giorno dopo sono già da un'altra parte e vanno a cagionare danno, insomma, a strade già asfaltate oppure a far ripristini che non sono consoni. Vorrei dare regole più precise, obblighi per quanto riguarda i ripristini, in modo tale da rendere più preciso, più puntuale ogni intervento di ripristino, in modo tale da non trovarci le strade come gruviere. E sempre in tema appunto di strade come gruviera, vediamo ancora una notizia sul Piccolo, una notizia, un singolare incidente che ha coinvolto un cittadino triestino. L'asfalto si squarcia, il passante vola nella buca, pensionato all'ospedale dopo una caduta sotto un tratto di marciapiede che si è aperto improvvisamente in via Bonaparte. Questo è quello che è successo lunedì sera, stava passeggiando in attesa che la moglie tornasse da lui quando di punto in bianco il pezzo di strada su cui aveva appena messo i piedi ha ceduto, e così un pensionato di 65 anni è caduto in quella voragine, procurandosi feriti giudicate guaribili all'ospedale in un paio di settimane. Allora, abbiamo una telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno. Senta, sono una signora di 83 anni,
Sì, quelle per farmi la puntura, quella. Praticamente adesso io per televisione sento che si vaccinano le persone di 75 e io ho l'appuntamento addirittura il 20 aprile. Sì. Non si potrebbe fare prima, come noi 83 dobbiamo aspettare le persone che c'hanno adesso 75 si vaccinano, signora, prima, cosa sono le adesso... cose al contrario? No, signora, e io sono anche, non è così, e ho le ischemie cerebrali, ho tante patologie da allora, poter fare, signora, prima. Allora, signora, mi ascolti, se le hanno dato questo... se le hanno dato questo appuntamento il 20 aprile, evidentemente insomma, non c'era uno spazio libero prima per dare il vaccino Pfizer che è adatto al suo caso, perché ha detto che ha più di 80 anni ed ha anche delle varie patologie. Le persone che prenotano, quindi sono partite le prenotazioni per gli over 75, quindi le persone tra i 75 e i 79 anni, avranno comunque il vaccino AstraZeneca che non è adatto alla sua tipologia e oltretutto sì, sono state aperte soltanto le prenotazioni, quindi non è detto che diano l'appuntamento a una persona di 75 anni prima di quello che è il suo appuntamento. Sono 83 io, mia sì. cognata, l'altra mia cognata. Certo, non so se sono stata chiara nella mia spiegazione, signora. Prego. Non so se sono stata chiara spiegandole questo, non è che adesso fanno favoritismi rispetto agli ultra ottantenni favorendo gli ultra 75enni, le ho spiegato che per lei va bene il vaccino Pfizer, mentre per i 75enni si userà il vaccino AstraZeneca che non è adatto a lei e oltretutto ieri sono partite soltanto le prenotazioni, non è detto che poi l'effettuazione insomma, del vaccino, l'inoculazione del vaccino venga fatta prima di quella che viene fatta lei il 20 aprile. Allora ho sbagliato. No, ho sbagliato a ascoltare la televisione, pensavo che è il stesso vaccino. È possibile che lo facciano, però il vaccino è quello AstraZeneca, capito? Quindi non va bene per lei, perché lei ha più di 80 anni e 80 ha anche varie patologie. Va bene signora, sono sbagliata, le chiedo scusa. No, si immagini, era bene chiarirlo, perché può venire il dubbio, anzi ha fatto bene. È venuto il dubbio, perché dico, ma come mai 83 qua si vaccinano a quelle che hanno 75? Ecco, infatti, lei non l'ha ancora ricevuto, però ha l'appuntamento, quindi questa è già una buona cosa. Sì, l'appuntamento però l'ho fatto già dal mese scorso, l'appuntamento addirittura il 30 aprile. Cioè l'appuntamento è un po' abbastanza lungo. Sì, è vero, sì, questo è vero, perché c'è anche tanta richiesta, c'erano poche dosi, però almeno insomma l'appuntamento speriamo che possa farlo quanto prima. Buongiorno signora, grazie. Allora, grazie della telefonata alla signora. Allora, intanto è arrivato anche il nostro ospite, fra poco lo vedremo, lo inquadriamo fra pochissimo, stiamo semplicemente sistemando i microfoni. Ci sono anche varie mail che arrivano da parte vostra. C'è ad esempio Patrizia che scrive: a che età incominciano le fasce fragili? Le fasce fragili non dipendono dall'età, ma dipendono la fragilità dipende dalle patologie, c'è tutto un elenco, no, di patologie per la considerazione appunto l'inclusione in questa fascia delle persone. Poi ancora, sempre per quanto riguarda le vaccinazioni, Elena scrive: mi sapreste dire se per prenotarsi per il vaccino età 75-79 bisogna aver compiuto 75 anni o è sufficiente l'anno di nascita? Credo di aver letto che bisogna aver compiuto 75 anni, sì, quindi bisogna proprio dai 75 ai 79, subito dopo si aprirà anche per gli ultra settantenni e fino ai 74 anni, 75 insomma non ha ancora compiuti. Allora intanto salutiamo e diamo subito il buongiorno a Roberto Cosolini. Buongiorno Laura, buongiorno ai telespettatori. Grazie di averci raggiunto qui in studio, consigliere regionale del Partito Democratico. Allora tante sono le
le domande su questa fase 3, diciamo, no, della partenza, della nuova partenza di questa fase delle vaccinazioni. Adesso ci sono per le prenotazioni le persone che hanno tra i 75 e i 79 anni di età, appunto le persone più vulnerabili considerate, no? Si sta procedendo, come vede, insomma, questa nuova... Finalmente, tanti perché l'hanno detto, è vero. L'ho scritto più volte in diversi comunicati, in interrogazioni in regione, e ritengo che la prima fase sia stata caratterizzata da una eccessiva confusione, e bene ha fatto ieri il Presidente del Consiglio Draghi a richiamare da questo punto di vista, in generale, il tema non è riferito in particolare alla nostra, in generale le regioni. Perché dico che c'è stata confusione? Perché nella prima categoria del personale sanitario, ricordo vaccinato con Pfizer, no? È bene che i telespettatori sappiano, lo sanno, ma insomma è sempre bene chiarirlo, che ci sono sostanzialmente due corsie, perché un vaccino va bene per tutti, o meglio due vaccini, Pfizer e Moderna, un vaccino invece ha qualche limitazione, non perché sia pericoloso, ma perché la sua efficacia potrebbe essere minore nelle persone che presentano patologie pesanti. E parliamo di AstraZeneca. Allora, si è iniziata con Pfizer con il personale sanitario. E diciamo pure che ci si è andati un po' di manica larga in questa categoria di personale sanitario. Perché? Perché sicuramente i medici in corsia, sicuramente gli infermieri, sicuramente chi entra in contatto con pazienti, chi entra in contatto con pluralità di persone. Ma poi sta cosa si è allargata, pensiamo ai medici in pensione che non esercitano più, per dire una categoria, si è allargata magari a personale amministrativo di società convenzionate che operano in smart working, ed è stato, credo, un errore, una forzatura, anche perché dosi di Pfizer inoculate a persone che non ne avevano bisogno ha voluto dire ritardo nell'avvio della campagna degli ultraottantenni, perché come sappiamo le dosi erano limitate. È vero. Ritardo nella campagna degli ultraottantenni poi vuol dire anche un po' di ritardo accumulato per la fase che si è aperta adesso, per fortuna, le persone con significative patologie. Esatto, quelle che, per capirci, come gli ultraottantenni, infatti, rischiano il ricovero in ospedale e rischiano di più anche l'ipotesi infausta di decesso se contraggono il Covid. Perché il ragionamento di fondo, in buona parte degli Stati europei, è stato proprio questo. Noi dobbiamo cominciare a vaccinare chi rischia di più, sia per ragioni etiche, no? Il rischio è più grave anche con l'ipotesi di decesso, sia perché vanno a intasare ospedali e terapie intensive. E quando si intasano ospedali e terapie intensive si chiudono i negozi, si chiudono i ristoranti, si chiudono le attività economiche, quindi c'è anche una ricaduta economica. In parallelo, a un certo punto è partita AstraZeneca, che all'inizio aveva una limitazione per età, prima 55, poi 65, dovuta, per chiarirci, al numero di test, che oltre una certa età non era giudicato ancora sufficiente. Esatto. Poi evidentemente i test sono stati completati a persone sane. Poi c'è tutto quell'allarme. Quel sì, e lì si è iniziato con la scuola, con l'università, con le forze dell'ordine. E anche qua evidentemente ci voleva un criterio selettivo. Chi entra in contatto? A scuola si entra in contatto con una moltitudine di ragazzi? Sicuramente sì, e quindi gli insegnanti della scuola sì. Siamo sicuri che tutto il personale universitario rientri in questa categoria? Francamente ho la sensazione di no. L'altro giorno un'altra televisione regionale ha diffuso le immagini della vaccinazione di poliziotti in pensione a Pordenone. I poliziotti in pensione a Pordenone non svolgono un servizio sulle volanti o non svolgono un servizio in uffici aperti in questura, per cui entrano in contatto con moltitudini di persone. Insomma, questo salto alla fila è stato un po' facilitato da quella che io ho definito in alcune mie note la manica larga nel considerare i servizi essenziali. Oggi cosa si deve fare? Quindi ha fatto il Presidente Draghi a richiamare. Assolutamente. Oggi cosa si deve fare, a mio avviso? Proseguire con la campagna così come finalmente la sollecitavamo, è stata impostata. Ricordo, completando gli ultraottantenni, che sono ancora da completare, con Pfizer e Moderna tocca alle persone vulnerabili, quindi patologie, gravi disabilità, sono chiaramente definite, evidentemente ci si rivolge al proprio medico
se ci sono dubbi rispetto alla possibilità di rientrare o non rientrare in questa categoria, i sani a scendere dai 79 anni, perché il rischio è maggiore prima e si riduce poi progressivamente con l'età. Adesso manca la ciliegina sulla torta della fine del salto alla fila, ovvero sospendere le altre vaccinazioni di servizi essenziali, che poi essenziali non sono, o almeno arrivare per quelli che restano a criteri che siano criteri ma veramente, veramente selettivi, perché altrimenti la gente, anche se uno, ho sentito anche prima che spiegava la differenza tra i due vaccini, anche se uno doveva essere per forza vaccinato con Pfizer, poi a sapere che un robusto giovanotto di 35 anni già 2 mesi fa è stato vaccinato con AstraZeneca, qualche perplessità la lascia, perché poteva, chiaro, la perché poteva andare avanti, poteva potrebbe andare avanti un settantenne, no? Infatti. Oppure qualche caso anche di robusti giovanotti che infilandosi nelle pieghe larghe della sanità si sono vaccinati con Pfizer, portando via il vaccino a un ultra ottantenne. Ecco, tutto questo mi auguro francamente che finisca. Il vaccino è un diritto di tutti, questo diritto viene regolato secondo una priorità, che è una priorità, credo, dettata dal buon senso, si rispetti in maniera rigorosa quella priorità. Ecco, c'è stata anche poi la reazione del Presidente Fedriga alle parole di Draghi, ma sentiamo adesso la telefonata, poi magari ne parliamo, anche perché insomma c'è stata anche questa reazione politica. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io volevo un'informazione, non sto parlando del vaccino, ma visto che prima ho visto che ha mandato in onda di quel signore che è caduto nella buca. Sì. Ecco. Allora, venerdì mia sorella in via Timeus è caduta, il marciapiede era rotto, logicamente è caduta e si è fratturata il bacino. Adesso io dove posso andare a fare la denuncia al comune? Ho capito, si può rivolgere all'ufficio relazioni con il pubblico, penso, del comune, l'URP. Sì, va detto, sì. Allora, se il marciapiede era rotto e c'era, non so, un cantiere o c'era una segnalazione, ecco, che in non qualche modo niente rendesse evidente che quel pezzo di strada doveva essere evitato, siamo in una situazione. Se invece c'era semplicemente un dissesto nel marciapiede, questo ha provocato l'incidente perché una persona non poteva accorgersi, la persona ha diritto ad avviare un'azione per danni in caso. Sì. Ecco, l'azione per danni è un'azione civile, no? Perché certo, non c'è una responsabilità penale in questo caso, c'è una responsabilità civile, cioè quella di dover in caso rifondere i danni. E la cosa migliore, sì, prendere contatto con l'URP, però un'azione civile si avvia attraverso la collaborazione di un avvocato. Avvocato, certo. Ho capito. Allora, posso andare al comune? Ma guardi, allora, premesso che adesso l'accesso agli uffici pubblici è un accesso regolato, limitato, regolato evidentemente anche dalle norme, eccetera. Il consiglio è contatti magari telefonicamente l'ufficio relazioni con il pubblico, ma dopo se ritiene che ci siano gli estremi per un'azione diciamo di tipo civile, quindi di rimborso dei danni, deve rivolgersi a un avvocato, perché l'azione civile lei la inizia con un avvocato. Ho capito. La ringrazio tanto. Di niente, grazie, immagino. Grazie a lei. Insomma, abbiamo visto capitava che anche capita, quando ero sindaco. È vero, quando ero sindaco io, infatti, capitano queste situazioni inevitabilmente. In alcuni casi sono segnalate, in alcuni casi sono molto visibili, in alcuni casi onestamente può capitare che siano un rischio per l'incolumità delle persone e in quel caso se succede qualcosa c'è una responsabilità civile da accertare. Esatto, qui c'è un altro intervento su marciapiede rotto, vediamo. Allora, una mamma in carrozzina, scrive Walter, in via Crispi sarà probabilmente, abbiamo già rovinato una carrozzina perché il marciapiede è messo male, poi ci sono i paletti per le catene, sono storti e non si passa bene, si può fare qualcosa, più una segnalazione, diciamo. No? Beh, segnalare o all'assessore ai lavori pubblici o alla struttura, all'ufficio dei lavori
dei lavori pubblici. L'ufficio lavori pubblici, esatto, sì. del comune, segnalare questi disagi, perché dice è difficile spingere una carrozzina in questo stato, insomma, capiamo. Grazie Walter, buona giornata. Vediamo se riusciamo a sentire anche quest'altra telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Sono Dino De Palma. Ah, buongiorno. Allora, prima di cominciare, allora volevo fare di nuovo un augurio alla famiglia Angelini e di Gioia, che c'è mancato il signor Enzo, il proprietario, che era anche ha fatto anche lui una parte di Trieste, insomma. Però mi volessi anche aspettare, perché volessi dire un sogno che ho fatto specialmente al nostro Cosolini. Posso aspettare la pubblicità? Va bene, dai, allora andiamo in pubblicità, perché ce l'abbiamo proprio in questo momento e ci sentiamo dopo, ma le chiederò di essere breve. Allora andiamo subito in pubblicità, fra pochissimo. Bentornati in diretta, siamo con Roberto Cosolini e abbiamo al telefono il signor Dino De Palma. Allora vediamo se è ancora al telefono con noi, sì. Nuovamente buongiorno. Sono qua. Eccoci. Allora volevo dire, ho fatto un sogno, sì. Chissà cosa che penserà l'amico Cosolini. Allora mi sono sognato che ho visto che a Trieste è venuto subito un consolato anglo-americano. Dopo del lontano ho visto una nave lungo mare che sembrava una porta aerei, però non so, ho visto un motoscafo che veniva verso Piazza Unità e lì c'erano delle persone che non parlavano in italiano. I sindaci dal commissario del governo, e gli ha detto: signor commissario del governo, con interprete, la guardi che delle segnalazioni dei cittadini, gli ha detto che praticamente il vostro governo non ha fatto quello che doveva fare. Essendo in amministrazione provvisoria, e d'ora in poi sarà del nuovo territorio libero di Trieste come una volta. Per domani, per cortesia, mettermi tutta la gente in piazza. E il giorno dopo, mi ero sempre nel sogno, no? E il giorno dopo allora si è venuto uno di Trieste e ha detto: signori, d'ora in poi siamo ritornati al territorio libero di Trieste, perché il governo italiano non ha fatto questo. D'ora in poi non dovrà più pagare le accise sulla benzina, costerà un dollaro o una sterlina, vedremo che lira sarà. D'ora in poi le pensioni il governo italiano ve lo dovrà dare senza interessi, senza tasse, tutto. Aspetti, non si è finito. Insomma, gli era dito tutta questa pappardella. E dopo è stato qualche dun che protestava di sotto. Sì, che protestava, diceva: no, io voglio di nuovo l'Italia, quello e quell'altro, stiamo bene. Okay. Un altro ha detto: io volere qui mangiare, bere bene, e un tristinga ha detto che è finita cucagna. Dopo il sogno, che ormai ve lo conto un'altra volta perché è troppo lungo. Grazie. Vabbè, grazie. Vabbè, intanto sì. Lo invidio, perché ricorda alla perfezione i sogni, io sempre ricordi un po' vaghi, un po' nebbiosi, invece ricorda tutti i dettagli, tutti i colloqui, quindi è un cittadino fortunato. Dubito che aprano un consolato anglo-americano, perché inglesi e americani, come noto, appartengono a due nazioni diverse, e quindi semmai si aprono consolati per la propria nazione. Quindi, le diplomazie usano così. Poi mi fa piacere che si immagini e si sogni anche che una città esce da uno Stato e quindi diventa un altro Stato, ma uno Stato straniero, a questo punto l'Italia continuerà a pagare le pensioni, quindi anche questo è interessante, cioè immaginare che si esce da un sistema giuridico, quindi immagino che non si paghino nemmeno i contributi all'INPS, però si incassano avanti le pensioni. Quindi è un sogno bellissimo, io non so, lo considero realizzabile. Come un sogno che ho fatto io di suonare la chitarra sul palco con Bruce Springsteen, ecco, vediamo quale dei due si realizza prima. Non si sa mai, perché non si sa mai. Ecco, per il momento ricordo pochi accordi
pochi accordi di qualche canzonetta degli anni 60. Ecco. Eh beh, dai, insomma, ecco, ci si può provare, perché no? Allora, ci scrive la signora Daniele, dice: buongiorno, ieri sono andata a prenotare il vaccino per me e mio marito. Io diabetica insulinica, mio marito cardiopatico. L'impiegata mi ha detto che ci faranno Pfizer o Moderna. Poi a casa ho visto scritto AstraZeneca. Ora non so come comportarmi e rinunciare al vaccino. Posso avere delucidazioni? Penso che debba proprio averle. Io credo che debba sì. verificarlo, forse innanzitutto con una verifica con il proprio medico di medicina generale, che conosce evidentemente bene lo stato patologico della persona, e poi rivolgendosi nuovamente agli uffici. Ricordo che AstraZeneca non è previsto per queste categorie, non perché sia pericoloso, ma perché potrebbe essere meno efficace. Siccome l'obiettivo del vaccino è essere efficace, è bene che la signora vada a verificare. Intendiamoci, non tutti i diabetici, perché sappiamo che ci sono diversi livelli dentro la grande categoria del diabete, sono tra le persone vulnerabili. Ho ragione però di ritenere che se la signora ricorre all'insulina, rientri invece nella categoria che deve vaccinarsi con Pfizer o Moderna. Allora, c'è un'altra telefonata, poi leggiamo ancora altre mail. Pronto, buongiorno, chi linea con noi? Pronto? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo salutare la redazione, l'ex. Sì, sto parlando? Forse sì. Il volume della sua televisione è alto, per cui si sente il ritorno della voce. Sì, va bene. Allora volevo salutare il sindaco Cosolini e lo aspettiamo. Comunque volevo dire, in quella circolare che è stata effettuata, ultimamente con tutte le categorie, uh-huh. Ci sono le ultime categorie, quelle lì gravi, dove è inserito diciamo CF1, CF2, le categorie di uno degli invalidi, uh-huh. Che bisogna compilare una lista degli accompagnatori e dei conviventi. Perché bisogna compilare questa lista e non vaccinare direttamente anche queste persone? Perché se uno porta tutta la documentazione relativa e vaccinare, attendere ancora tempo per queste persone che accompagnano, mi sembra assurdo. Sono fatte sempre quelle cose a metà. Si può fare una variazione e dire che di portare documentazione e fare di queste persone la vaccinazione contemporanea a quelli che hanno queste patologie molto gravi. Esempio, la legge 104, articolo 3,3. Grazie, arrivederla. Sembrerebbe comunque un consiglio di buon senso, no? Sì, guardi, le procedure sicuramente vanno testate, vanno migliorate. Io non conosco nel dettaglio la modulistica di cui parla il telespettatore. Posso immaginare che questo dipenda dal fatto che mentre la persona vulnerabile, in questo caso o disabile, viene vaccinato con Pfizer e Moderna, no? La persona che l'assiste può essere vaccinato con AstraZeneca se rientra nella categoria, no, delle persone sane, ovviamente under 79. Però sicuramente il suggerimento, adesso mi prendo anche nota per verificare la cosa ed eventualmente suggerire una modifica, è di buon senso. Ecco, diciamo che siamo entrati finalmente nella fase delle vaccinazioni come andavano fatte fin dall'inizio. Questa accelerazione è stata, come si è visto, anche molto spinta dal governo e decisa in pochi giorni, e quindi inevitabilmente c'è qualche meccanismo procedurale amministrativo da oliare. Quindi suggerimenti di questo tipo sono utili. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi linea con noi? Salve, buongiorno. Io chiamo per portare una mia piccola testimonianza. Volevo sapere cosa pensa il signor Cosolini riguardo le cure domiciliari, poiché io, 22enne, malata di Covid a casa ormai da un mese, non sono mai stata assistita, ma bensì esiste un gruppo su Facebook di cui nessuno ne parla, fondato dall'avvocato Grimaldi, dove ci sono 200.000 persone tra pazienti e medici con cure domiciliari, e a me ha curato un medico da Napoli, perché purtroppo le cure domiciliari a casa sono inesistenti. E pensare a quanti pazienti si sarebbero potuti salvare se le cure domiciliari almeno un minimo fossero esistite.
Cioè, dice lei, chi è rimasto a casa, no? Che non è stato ricoverato, però non è stato neppure... Le cure domiciliari sono inesistenti, purtroppo. Io parlo da persona che sono a casa con il Covid e mi ha dovuto assistere un medico, il mio angelo custode, che purtroppo io speravo fosse all'interno della mia città, e invece è a Napoli. Mi ha dovuto curare un medico di Napoli, perché le cure domiciliari non esistono. Volevo sapere cosa pensa il signor Cosolini a riguardo, perché mi sembra una cosa un po' assurda, ecco. Grazie della sua testimonianza, signora. Buona giornata. Sono una persona giovane che ha avuto il Covid, dice ho avuto delle cure, non ho avuto le cure domiciliari, insomma non ci sono inesistenti, poi ci sono anche... Beh, credo che se un medico di Napoli l'ha curata a distanza attraverso un gruppo Facebook, il suo medico di medicina generale la poteva sicuramente curare anche a distanza con una consulenza assistenza telefonica, quindi andrebbe approfondito il singolo caso. Esatto. Perché che ci siano stati dei problemi nell'assistenza territoriale è evidente e l'abbiamo anche più volte sottolineato in consiglio regionale all'assessore Riccardi. Purtroppo ogni qualvolta che si segnala qualche problema in questa situazione di pandemia si viene accusati di essere polemici, di essere sabotatori, di non stringersi adeguatamente nel contrasto alla pandemia, mentre la realtà è che quando si segnalano i disservizi, i problemi, si segnalano affinché si ponga rimedio, le cose vadano meglio. Però in linea di principio credo che i medici di medicina generale di Trieste siano sicuramente in grado di fare quello che via Facebook fa un medico di Napoli, anche perché non credo che i nostri medici ne sappiano meno dei medici di Napoli. Quindi se c'è stato un caso di disservizio di un singolo medico, non so, si è rifiutato, non ha ascoltato, non ha risposto e così via dicendo, la signora fa bene a fare le scelte conseguenti anche in termini di segnalazione. So però di molte persone che non necessitavano di particolari cure che non fosse appunto l'assistenza del proprio medico, che hanno avuto tutte le indicazioni, no, necessarie per diciamo così, per superare uno stato di malattia da Covid, ovviamente non particolarmente impattante, se no sappiamo che le esigenze sono altre, e che conseguentemente si sono curati. Quindi non ne farei francamente un caso generale. Anche tra i medici di medicina generale ci saranno probabilmente quelli caratterizzati da un'elevata dedizione ai propri pazienti, e ci sarà qualcuno che lo è di meno. Non è però un motivo per fare un caso generale. Allora, c'è un'altra segnalazione da parte di Cinzia che poi chiede... Poi premetto che non sono un medico, chiaro, ovviamente, quindi non pretendo di fare il mestiere degli altri, né mi unisco al coro dei tanti che si sono improvvisati di questi tempi, scienziati, virologi, medici e così, eccetera, via dicendo, no? Senza averne assolutamente i titoli, no? E sono pieni di dare buoni consigli, no? Ecco, su Ricordo Facebook si trova un po' di tutto. De André cantava, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio. Esatto, in questo caso spesso basta togliere il più. La gente dà buoni consigli perché non può dare cattivo esempio. Infatti, si applica sicuramente alla situazione che stiamo vivendo, anche perché poi i mezzi, no, per dare questi consigli si sono ampliati in maniera enorme, quindi esattamente. È ancora più pericoloso anche questo atteggiamento. Allora, un'altra telefonata, però prima Cinzia ci chiede, la piattaforma in oggetto, cioè la piattaforma Sesamo del Friuli Venezia Giulia, non potrebbe essere utilizzata anche per le prenotazioni del vaccino? In realtà non è stato previsto questo, no? Però effettivamente insomma, è una piattaforma che ha tutti i nostri dati, tutte le nostre... Guardi, questa pandemia ha evidenziato anche quanto in termini di efficienza la nostra macchina pubblica possa e debba ancora migliorare, no? Perché il sistema pubblico ormai possiede una valanga di dati. Pensiamo allo stato patologico dei cosiddetti
dei cosiddetti vulnerabili, quelli di cui stiamo parlando in questi giorni, no? È chiaro che c'è un sistema informatico che li ha censiti tutti, perché nei fascicoli sanitari delle singole persone c'è tutta la casistica di quelli che rientrano, ci sono tutti i casi che rientrano in questa categoria. Quindi in realtà un sistema potrebbe elaborare automaticamente questi dati e addirittura assegnare le prenotazioni. No, è chiaro che assegnare le prenotazioni direttamente vuol dire poi correre il rischio che uno viene collocato in una fascia oraria o in una giornata in cui è totalmente impossibile. Quindi ogni procedura ha poi qualche sua piccola o grande controindicazione. Ecco, certo che un sistema, diciamo, digitale di prenotazioni potrebbe essere nel 2021, direi, ampiamente utilizzato. Io ieri, passando davanti la farmacia di Piazza Venezia alle 8:30, ho visto già una fila considerevole che immagino sarà durata tutta la giornata. Era una bella giornata, per fortuna, no? Era una giornata di sole. Immaginiamoci una giornata di pioggia e bora scura. No? Ecco, allora voglio dire, prevedere che si possa accendere un PC, che ormai diciamo la verità. Mi pare che ce l'hanno quasi tutti ormai, no? Ecco, sì, se possa accendere comunque un dispositivo digitale e ci si possa prenotare, diciamo, è un obiettivo da raggiungere, magari per la prossima campagna vaccinale, perché la sensazione che ci toccherà un secondo giro è un po' più che una sensazione. Ecco, quindi magari guardiamo avanti. Sì, ecco, forse stavolta le cose possono essere programmate per la prossima volta per creare un servizio migliore possibile e creare quanti meno disagi possibile ai cittadini. Ancora una telefonata, però c'è anche Elisabetta che dice: ieri Draghi ha detto che siamo tutti uguali, allora Fedriga non sa che ci sono regioni che fanno già il vaccino ai settantenni. Ieri intervistati alla Vita in diretta nel Lazio e in Lombardia, per le vaccinazioni basta entrare nell'anno dei 75, scrive Elisabetta. Quindi non ma guardi, conti. Su questo aspetto, allora le regioni che sono più avanti della nostra, ed è vero, io anche l'altra settimana con un'interrogazione in consiglio regionale ho chiesto perché altre regioni con AstraZeneca hanno cominciato a vaccinare gli ultra settantenni sani e qui ancora non lo facciamo. Infatti la notizia è che ci si prenota da ieri. No, e non è che Fedriga ha deciso no, non si vaccinano. Semplicemente la vaccinazione con AstraZeneca dei cosiddetti servizi essenziali è andata di manica larga. No? Allora, quando le università hanno avuto una congrua dotazione di vaccini, hanno esteso a dismisura al loro interno la possibilità di vaccinare. Scelta comprensibile da parte delle università. Diciamo che a monte doveva esserci una direttiva che diceva chiaramente chi doveva essere vaccinato e magari chi doveva fare cosa una volta vaccinato. Perché se il professore universitario viene vaccinato e continua a fare rigorosamente didattica a distanza da casa, non era necessario vaccinarlo. Evidente. Se invece va all'università, non dico a fare lezioni di 50-100 persone, ma almeno a incontrare gli studenti che preparano la tesi di laurea, cioè diciamo i cosiddetti colloqui. Certo. No, allora, se va a far quello, uno può capire perché il professore universitario è stato vaccinato. No? L'insegnante di scuola media andava in classe invece ogni giorno. Certo. Ogni giorno aveva 20-12 anni. Esatto. L'insegnante di scuola superiore, parliamo fino a un mese fa, sì, ovviamente andava a scuola ogni giorno. Ogni giorno aveva 20 ragazzi di 16-17 anni. No, ecco, quindi lì con AstraZeneca ci si è andati di manica larga e questo, siccome sappiamo i ritardi nell'arrivo dei vaccini e quindi la disponibilità non capiente per tutti, questo ha fatto ritardare nella nostra regione rispetto ad alcune altre l'avvio di questa campagna. Dico, se adesso comincia finalmente, va bene, l'essenziale è che si chiuda la corsia dei salta la fila. Ecco, questo senz'altro. Guardi, non faccio nomi e cognomi, ma ci sono alcuni che addirittura hanno esibito nelle settimane scorse su Facebook il loro certificato di vaccinazione, no? Ecco, che testimoniava una situazione che chiaramente non rispondeva a nessuna esigenza. Certe situazioni hanno sorpreso anche noi. Quelle sono cose che non devono accadere. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno.
Sono io in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti e due. Buongiorno. Senta, un'informazione. Allora, dato che è stato dato il via per i ultra over 75, prima di andare a prendere la prenotazione in farmacia, ho consultato il mio medico. Il mio medico mi ha detto che non ho patologie grosse, diciamo, oltre che insomma interventi di tanti anni fa, la schiena non c'è problema, no? Ho preso l'appuntamento e ieri me lo hanno dato già per sabato al Porto Vecchio. Eccolo. Allora, però, il mio dubbio è questo. Io non so se sono allergica a qualcosa, perché non ho mai fatto il test dell'allergia. E questo è il mio dubbio, che ho paura di questo, capisce, che con questa iniezione che non vado in rischio di qualcosa. Questo è il mio problema, capisce? Adesso... dovrebbe, credo, parlarne proprio col suo medico di ma famiglia. Il mio medico mi ha detto che posso andarlo a fare. E allora, se il suo medico le ha detto che può andarlo a fare, evidentemente le ha dato il consiglio giusto, perché sì, lui il medico mi ha detto sì, può andare, perché il mio medico qualsiasi cosa mi consiglio sempre con lui, diciamo, ecco, si fidi del suo medico di fiducia, se non si fida del suo medico vada da un altro, però mi conosce come non so cosa, allora perciò sa delle mie patologie, allora diciamo, davvero senso. Insomma, si può fidare, i suoi consigli sia la cosa migliore, è la cosa migliore, signora, sicuramente migliori di quelli che possiamo darle noi. Nessuno dei noi due è medico, quindi sicuramente le ha dato il consiglio giusto. Che non mi salti fuori qualcosa, ecco questo, perché non vedevo comunque l'ora di andare a fare. Signora, comunque stia tranquilla, perché appunto alla postazione del Porto Vecchio, no, dove si fanno le vaccinazioni, c'è tutto il personale pronto a intervenire in qualsiasi caso, quindi è assistita e non ci sono problemi anche da questo punto di vista. Signora, le reazioni, quanto evidentemente è stato detto dalle autorità che hanno poi dato il via libera ai vaccini, le reazioni possono manifestarsi nei minuti successivi e sono proprio i minuti in cui le viene richiesto di rimanere là, perché qualora si presentasse una reazione allergica di qualche tipo, il personale è in grado di intervenire e di assisterla tempestivamente. Quindi segua tranquillamente, insomma, quello che le ha detto il medico. Buona giornata, insomma, meno male che farà presto, evidentemente, insomma, già sabato riesce a fare il vaccino. Allora, un'altra telefonata ancora, poi ci sono anche tante mail, non so se riusciremo a parlare di tutto. Allora, pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Linea, sì, buongiorno. Sì. Buongiorno. Per cortesia, io ho avuto il Covid un mese fa. Volevo sapere quanto tempo devo aspettare per fare il vaccino. Lei quanti anni ha? 76. 76. Dovrebbe provare a informarsi dicendo che ha avuto il Covid un mese fa, perché dovrebbe risultare immune, credo, per 6 mesi, se non ricordo male. E poi probabilmente dovrà fare soltanto una dose, no, del vaccino, avendo già avuto il Covid. Però anche per queste informazioni dovrebbe sentire il suo medico di famiglia e glielo saprà dire sicuramente. Va bene. Va bene, grazie, buona giornata. Allora, ancora varie richieste da parte dei nostri telespettatori. Tatiana dice: trovo che nella nostra regione o nella nostra città la programmazione vaccinale non sia proprio andata benissimo, perché la percentuale degli anziani vaccinati è molto bassa, mentre hanno avuto la possibilità di vaccinarsi persone giovani che conosco personalmente, che per il solo fatto di collaborare con università eccetera, pur lavorando in DAD, l'hanno fatta da tempo, dice Tatiana. Beh, quello che dicevamo prima, ecco, va detto di verità che se sono state vaccinate con AstraZeneca non hanno portato via il vaccino agli ultra ottantenni, perché non possono essere vaccinati con AstraZeneca. Va anche detto che se si continua a vaccinare persone giovani che lavorano a distanza, si porta via il vaccino alla categoria invece dai 79 ai 75, che oggi può vaccinarsi con AstraZeneca e che ha diritto alla priorità.
C'è Gianni, che è un nostro affezionato telespettatore, ci scrive: buona giornata, chi conduce la trasmissione è il signor Cosolini. Un saluto a lei Gianni, che seppure non sono della sua parrocchia, scrive Gianni, apprezzo il suo modo di porgersi, sempre rispettoso delle idee altrui, ma graffiante nelle risposte. Che differenza tra i suoi colleghi di partito e lei, dice. Un cordiale saluto da Gianni. Ma io ringrazio Gianni della stima, fa piacere, anche se magari penso che ci siano anche tanti bravi, sì, da questo punto di vista tra i miei colleghi di partito. Ma il fatto che io abbia un certo modo di affrontare le questioni, direi pacato, tranquillo, eccetera, non lo so, forse è retaggio di come sono venuto su, di come sono stato cresciuto, e quindi della tendenza comunque a rispettare in ogni caso le persone, gli interlocutori, gli avversari. Quanto a essere graffianti, qualche volta le circostanze, sempre nel rispetto, portano ad esserlo. Anche lì si tratta di non esagerare. Ecco. Non sono portato alla politica vissuta esclusivamente come polemica. Mi piace la politica che affronta i problemi, trova le soluzioni e realizza qualcosa. Oggi, essendo consigliere di opposizione, devo anche evidenziare, perché per questo che esiste l'opposizione, cosa non va. Lo si fa in termini civili, lo si fa in termini pacato, ma lo si fa senza sconti. Poi magari parliamo, se ci riusciamo, anche di quello che è successo ieri in Consiglio, sì, regionale. Abbiamo un'altra telefonata, prima della pubblicità, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Costantini. Senta, io ho 71 anni, no? 71? Due anni fa ho avuto un arresto cardiaco con un infarto miocardico, e adesso, siccome ho chiesto per il vaccino, mi spetta me il vaccino fare, visto che ho l'età 71 anni? E a chi l'ha chiesto? Io ho chiesto, ho fatto la prenotazione, e loro, sì, mi hanno detto di chiedere alla mia dottoressa. La, sì, mia dottoressa mi ha detto sì, perché io sono ho avuto questo episodio di un inizio di diabete, certo, ho questa cardiopatia ischemica. Sì. Però qualcuno mi dice no, visto deve avere una malattia avanzata. Io adesso ho questa malattia pregressa, posso fare questo vaccino? Se la sua dottoressa le ha detto di sì, lo deve fare, perché è nella categoria appunto delle persone fragili, avendo avuto questo tipo di patologia. Deve dirglielo la sua dottoressa, giustamente, non glielo possiamo dire noi. Io ho scaricato il foglio per il vaccino Pfizer, che mi dice bisogna avere, aspetti, adesso non mi ricordo la frase, scompenso, sì, cardiaco, sì, acuto. Però io adesso, ho fatto tutti gli esami, tutto, io sto bene, però queste, sì, malattie le ho pregresse. Però se la sua dottoressa le ha detto che può farlo, comunque questo dubbio lo può chiarire telefonando, sì, magari di nuovo. È successo anche a me di dover chiarire un dubbio di questo. Allora, però dobbiamo purtroppo fermarci per... bentornati in diretta. Allora, non so se il nostro telespettatore è ancora in linea con noi, ci chiedeva appunto se ci sono delle possibilità, sì, di, per quanto riguarda la prenotazione del vaccino. Il primo responso è per molti casi anche l'unico necessario, lo dà il medico di medicina generale, no? Perché va detta una cosa, ci sono diverse categorie e livelli di diabete, non tutti rientrano tra i pazienti diabetici delle gravi vulnerabilità. Ci sono persone che hanno sostenuto interventi di tipo oncologico, non è detto che siano dei pazienti allo stato attuale oncologici tali da richiedere di stare nelle categorie dei vulnerabili. Allora, il responso lo può dare il medico di fiducia. Qualora uno sia seguito per effetto di patologie che ha avuto o che ha o che tiene sotto controllo, che so, da una struttura oncologica, da una struttura di cardiologia, da un diabetologo e così via,
va a verificare eventualmente con la struttura specialistica, diciamo, se il suo grado, se il suo grado di coinvolgimento in questa patologia lo rende un soggetto vulnerabile oppure lo rende un soggetto che può essere tranquillamente vaccinato con AstraZeneca in base semplicemente agli stock anagrafici. Ecco, il consiglio quindi è prima il medico di fiducia, se si è seguiti da una struttura specialistica, eventualmente per togliersi il dubbio si va a chiedere lì. Allora, io vedo già in collegamento, però credo sia saltato il collegamento perché vedo l'immagine fissa, allora ci collegheremo fra poco con il nostro Umberto Bosazzi. Intanto volevo... No, l'immagine fissa, mi dici. Eccola qui. Non vedo bene il collegamento, allora chiedo se è possibile appunto... eccolo qui, lo rivedo, allora ci colleghiamo nuovamente con Umberto Bosazzi. Gli dico subito magari un collegamento breve perché poi il nostro ospite ci deve lasciare fra 10 minuti, no? Ah, ok, sì. Intanto allora ci colleghiamo. Allora facciamo rapidamente... Sì, perché vedo delle file dietro a te, Umberto. Buongiorno. Ecco, allora... Sì, siamo, Laura, come potete vedere, siamo in via Carlo Combi, dove c'è una farmacia, diciamo una farmacia una farmacia rionale, dove ci sono già delle file fuori, penso per i vaccini. Vediamo queste signore se... siete per i vaccini, signora? Io sono per il vaccino. Ecco, mi scusi, la signora invece è appunto per il vaccino. Per me e per mio marito, prenoto. È il primo giorno che viene, non è venuta ieri? No. Perché ieri penso che era tanta gente. Ok, quindi lei ha aspettato un attimo e adesso fa. E posso chiederle, l'età è quella? 78. 78. Sì. E posso chiederle anche, mi posso permettere, patologie particolari, no? L'età? Non località, mio marito ha patologie di cuore, diabete, come mai, io no, per fortuna. Ho capito. Diciamo così, è contenta di potersi mettere in lista per i vaccini? Sì, senz'altro, perché bisogna farlo. Veramente, okay. Bisogna farlo, farlo piano, questa mascherina è tremenda. Grazie, grazie. Signora, sentiamo anche, lei signora non è ancora in... Martedì prossimo va a fare la prima dose. Il vaccino. Ok. Ma credo di sì, la prima. È contenta di farlo? Sono contenta, sì. Ok. Perfetto, perfetto. Grazie, signora. Buona giornata. Grazie. Sentiamo anche la terza signora che è in fila, non credo sia per i vaccini. Va bene, grazie. Allora, come vedete, insomma, c'è sicuramente meno fila di ieri. Ieri la fila era ancora un po'. Mi raccontava. Ecco, qui c'è maggiore tranquillità quest'oggi, però come potete vedere anche dalle due signore che abbiamo sentito prima, c'è anche come dire molta voglia di vaccinarsi, ecco, insomma, perché Si è forse recepito che è l'unica arma che abbiamo contro infatti, la pandemia. Ecco, insomma. È vero. Tra l'altro volevo soltanto confermare quello che ha detto il consigliere Cosolini per quanto riguarda appunto le patologie e la, come possiamo dire, il grado eventualmente di patologia corrisponde, esatto, proprio. Chi ha avuto delle operazioni anche parecchio tempo fa e per sua fortuna poi non ha avuto nessun altro tipo di problemi, purtroppo, in questo senso, non può considerarsi a rischio, ecco, insomma, confermo... Ecco, sì, purtroppo per cose mie, insomma. Purtroppo così. Anche per fortuna. Per fortuna. Sentiamoci un'altra persona. Per fortuna, sì. Buongiorno, in coda per la vaccinazione. Ok. È contento di vaccinarsi, cioè, nel senso... Bisogna farlo, guai se no, Okay, grazie. Di niente, buon lavoro. Allora vedete che anche questo signore, sì, anche lui è contento di vaccinare, ma c'è questa consapevolezza, ecco, chiamiamola così. E questo è un buon dato, diciamo, no? In tutta questa campagna vaccinale c'erano preoccupazioni un po' alla vigilia, magari così perplessità nei confronti dei vaccini, sembra insomma andare bene da questo punto di vista. Adesso ci vorrebbe davvero un'accelerazione. C'è un dato che mi permetto di... C'è un dato che mi permetto di sottolineare e mi rifaccio ad una conversazione che ho avuto qualche settimana fa con la direttrice operativa della SUGI, la quale di fronte alla mia domanda, che insomma dava conto anche di questa voglia di vaccinarsi che c'è come minimo da quando si è appresa della possibilità di vaccinarsi, questa
dirigente della SUGI mi faceva notare appunto però quanto sia difficile far vaccinare il personale delle case, il personale delle case di riposo. E abbiamo, o comunque parte del personale sanitario, abbiamo visto che a Genova, sentivo questa mattina, ci sono stati dei casi proprio perché alcuni OSS non erano vaccinati, insomma. Sentiamo ancora questo signore in fila per il vaccino? No, non è in fila per il vaccino. Troppo giovane. Ogni tanto c'è anche qualcuno che deve fare le cose consuete da farmacia, per cui sì. Infatti. Che altre necessità, ma comunque insomma bene. Direi che anche per farvi parlare ancora col consigliere Cosolini direi che possiamo chiudere questo va collegamento bene. Se siete d'accordo. Ci sentiamo fra poco allora, va bene Umberto? Ciao Umberto. Ok, sì, adesso continuiamo ti saluta il nostro ospite, ti saluta il consigliere Cosolini. Grazie. Allora, grazie al nostro Umberto Bosazzi, lo risentiamo fra pochissimo. Volevo solo concludere perché purtroppo abbiamo pochissimi minuti insieme in compagnia del consigliere Cosolini, concludere con la nuova bocciatura della proposta di legge per la doppia preferenza di genere, no? Che era stata ripresentata ieri anche dal vicepresidente del Consiglio regionale russo, firmata anche da tutti i consiglieri, tutti noi, sì. Del PD, ma anche delle 5 Stelle. Beh, del patto, è veramente un peccato, cioè, non è una bella pagina questa bocciatura. Spieghiamo di cosa si tratta. Quando i cittadini vanno ad eleggere il Consiglio Comunale, oltre a votare il sindaco, possono esprimere a scelta, votando anche il partito, la lista che decidono di sostenere, una o due preferenze per il Consiglio Comunale, quindi scrivere uno o due nomi. La legge prevede che se i nomi sono due, siano due nomi di generi diversi, quindi un uomo e una donna. Questo al fine di contribuire a ridurre il gap di presenza femminile nelle istituzioni, che come sappiamo è ancora bassissimo. Cosa abbiamo proposto? Abbiamo proposto che in regione, dove oggi si può esprimere una preferenza quando si elegge il Consiglio regionale, quindi per capirci chi vota Fratelli d'Italia magari ha votato Giacomelli, chi vota Partito Democratico magari ha votato Russo, ha votato Cosolini o ha votato Ruckmar e così via dicendo, abbiamo proposto che si estenda a due le preferenze che si possono esprimere, a condizione che anche qui ci sia una diversità di genere, quindi un uomo e una donna. Perché? Ma perché, presto detto, le donne in consiglio regionale, su 49 consiglieri regionali, sono 6. Quattro nelle forze di opposizione e due nelle forze di maggioranza. E questo è uno strumento adottato in 18 regioni italiane finora, 18, no? E quindi ne mancano solo... Per agevolare una crescita di questo dato percentuale, che è oggettivamente un dato di arretratezza, se pensiamo anche ad altre democrazie, ad altri paesi e così via dicendo. Questo era il senso della proposta. Per la seconda volta la maggioranza di centrodestra ha ritenuto di bocciarla. Credo sia una scelta sbagliata, credo sia una scelta penalizzante, non si faceva nulla di straordinario, non parliamo di quote, non parliamo di quote riservate, semplicemente di una opportunità concessa agli elettori, tutto qua. Se mi consente di tornare un attimo su Bosazzi, sì. Solo una considerazione, per fortuna l'impatto, chiamiamolo così, d'immagine negativo dovuta ai 4 giorni di sospensione di AstraZeneca, sulle cui cause poi sarebbe interessante indagare e approfondire, no? È stato rapidamente superato. Riassorbito, per così dire. Credo invece che sia molto grave quello che lui ha denunciato, ovvero che continuino ad esserci casi significativi di obiezione vaccinale tra persone che sono chiamate a funzioni di cura nei confronti di persone fragili. Quindi... Guardi, io sono molto, molto schietto su questo e molto diretto. Il vaccino non è obbligatorio per una scelta che è stata fatta, e peraltro la gente sta rispondendo in modo tale per cui viene da dire non c'è bisogno dell'obbligatorietà. Ma per svolgere determinate funzioni
il passaporto vaccinale dovrebbe essere obbligatorio. Dovrebbe essere per determinati lavori e determinate funzioni. Certamente, insomma, non penso che si possa tollerare che oggi uno vada in corsia di ospedale ad assistere persone malate, magari anziane, possa essere e non sia vaccinato. Allora, sono quasi le 8.45, noi dobbiamo salutare il nostro ospite, però c'è la nostra Nella, non so se vuole salutarla almeno, c'è la nostra Nella Ulcigray in collegamento per fare la assolutamente sì, ecco, ci mancherebbe buongiorno. Che non salutassi Nella. No, non si può non salutare Nella. Buongiorno. Nella. Le ha comprato il Tex sta settimana? Il Tex, per dire la verità, me lo compro il 6-7 del mese, quando esce il Tex nuovo. Sì, che meraviglia. Le ha ricollegato una frase che si è rimasta storica, non so, di un Kit Carson, una di quelle frasi che dice sempre Leone. Insomma, per la barba di Giosafatte è una frase indimenticabile. Che meraviglia, veramente, che meraviglia. Condividete meraviglia. Questa poi passione. bisogna andare a guardare su Google chi è Giosafatte, io l'ho fatto all'epoca. Andrò a guardare anche mia, allora chi chiede sto Giosafatte, insomma, per sì. Vedere com'è che... Allora... Possiamo aggiungere anche per le corna di Belzebù, comunque. Questo è un classico. Un vero poi classico. Se parla dei corni, Mina mi trova sempre a ecco, guarda, sempre pronta. Sì. Nella. Un caro saluto, allora, Nella. Carissimo saluto anche a lei, signor Cosolini. Un giorno vengo a trovarla. Sarà un piacere. Benissimo, facciamo questa cosa. Meraviglioso. Allora, grazie, sì. Nella. Ringrazio Cosolini, grazie. Intanto le lascio i suoi impegni, lo saluto. Grazie, buona giornata e buon lavoro. E torniamo alla nostra Nella, appunto, che si collega con noi. Così guardi, signora Bucarella, se che posso dire, sì. Un uomo che è in regione, sì. Sei sempre veramente un tesoretto. Un tesoretto, perché, la gara. Perché ga una signora paga, insomma, si sta bene. È un buon partito, insomma. Compra le robette, è un buon partito, diciamo, no? Sì. Allora, cosa volevo dire? Che oggi non sono a casa. Nella, che non arrivo a capire. Sì, non c'è l'idraulico oggi con la revisione, quindi sono venuto dal meccanico. Meccanico, ok. Una volta ogni due settimane con la revisione del meccanico. Chiaro. Che non c'è la revisione dell'auto, c'è la mia. La mia proprio. Non c'è l'idraulico, quindi giustamente. Sì. Vabbè. Una volta ogni tanto bisogna farli anche riposare, perché così si mette in forma, c'ho gli zuccheri. L'importante è l'alternanza, no? Anche ecco. L'alternanza, bravo. Anche ecco. Come che chiedi, anche i comuni, regioni, queste robe quasi importanti. Democraticamente arrivare all'alternanza, insomma. Giusto. Par condicio, sì. Dai. Sì. Allora, che dico del tempo? Lei mi dice. Bel però con la fregatura, nel senso che se bel adesso e nel fine settimana probabilmente arriva la fregatura. Come sempre. Ma tanto fine settimana non avremo di far niente, quindi tanto in casa dovremmo stare, no? Infatti. Che sia un giorno, che sia l'altro giorno, non cambia niente, come che la sa. Non cambia niente. Allora, insomma, queste sono le robe importanti che avevo dire io oggi, come che la vedi, dico io, c'hai diversi perché che li ho pregati alla mia vicina del pian de sotto, che c'è Faustina, che dico, la liga bella, sali sulla finestra, se te lasci le robe della finestra le diventa di tutti, e ormai si suoi. Sì, bene. Per oggi, magari dopo che li torno, Rotti. Rotti, magari, perché se bella anche di spiacere a quella ma donna. No, dai. Mi dà una soddisfazione vederla triste, mi tira su proprio de morale. Mi fa bene, guardi, è una roba bellissima. Ma no, che cattiveria. Ma no, ogni tanto che. Pensi che sto inverno che ho regalato il materasso elettrico, quel per scaldarsi. Sì, che l'ho fatto mi in casa col Domopack, con la batteria dell'auto, che attaccavo i morsetti, che era bellissimo, una roba. Come se andava? Non oso domandarghe. No, ma è laser resistente, laser utile, perché la devi fare anche esperimenti, fermo sperimentazione. Okay. Allora, signora Bucarella, ti sta un piacere anche oggi sentirla. Sempre un piacere. Vederla. Devo dire che è il giallo che sta molto bene. Grazie. Troppo coccola. Anche lei questo è immaculato, devo dire, bellissimo. La guardi col cappuccio che vediamo il cappuccio maculato sul top. Dai, la prossima volta la si collega direttamente col cappuccio, va bene? Sì, va bene. Perfetto. Così. Fatta. Arrivederci. Saluti Nella, grazie. Alla prossima. Bacioni. Alla prossima.
Grazie, grazie Lanella per le sue puntuali previsioni, insomma non proprio tanto puntuali, ma dai, sicuramente divertenti. Allora, ci sono ancora richieste da parte vostra attraverso le mail, vediamo se possiamo leggerne qualcuno. Buongiorno, siccome le informazioni sul vaccino per le persone fragili da tabella non sono chiare, chi definisce se la patologia rende la persona inclusa tra quelle a rischio? Ecco, è proprio un colloquio con il proprio medico o con lo specialista che vi ha in cura per la vostra particolare patologia. La signora Erika dice: io ho 57 anni, ho avuto anni fa un infarto, appunto era il caso di cui parlavamo prima. Il mio medico mi consiglia sempre di fare annualmente il vaccino antinfluenzale. E allora si rivolga nuovamente al suo medico per capire se deve fare anche prioritariamente, insomma, questo vaccino anti-Covid, altrimenti dovrà aspettare appunto il suo turno per età. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Francesco Ferfoglia da Scala Santa. Oh, buongiorno Francesco. Ciao mamma Laura. Buongiorno, buongiorno. Era un po' che non la sentivo. Volevo dire alla nostra... volevo dire che alla Laura sta bene il giallo, il blu, il celeste, il marrone. Mamma mia, che coccola. Perché chi è bella con tutti i colori. Troppo gentile Francesco. Allora, volevo ricordare, Cosolini non c'è più. Eh sì, deve andare in aula, sì. Al simpatico telespettatore di prima che sognava, vorrei ricordare una poesia che mi avevano insegnato alle elementari e che diceva all'incerca: voi sognate il paese delle fate. Fata azzurra, vengo anch'io, non si può bambino mio, sol dormendo voi sognate il paese delle fate. Eccolo, per lui che sogna l'arrivo del governatore, vorrei proporgli di rileggere, oltre che il trattato di pace, anche il memorandum di Londra del 54. E alla fine, senza farla lunga perché Cosolini non c'è più, invece del governatore che è sempre un straniero, vorrei che venisse e concedesse, in base all'allegato ottavo del trattato di pace, dal direttore generale delle dogane Minenna, l'attribuzione di Trieste, porto franco integrale, e sarebbe veramente quello il punto di riferimento per la rinascita della nostra città dormiente. Eccolo, comunque altri argomenti ci sarebbero, ma però mi limito, come sempre, questa... viva Trieste, viva l'Italia, e viva Loiano Libera, viva l'Europa. Benissimo, grazie, grazie a Francesco Ferfoglia, buona giornata a lei e grazie per l'intervento e per la telefonata. Allora, ci sono ancora domande, ci scrive Daniela: chiedo scusa, sulla modulistica da scaricare a casa sul sito della Sugi ci sono più consensi da scegliere riguardo il vaccino, uno per Pfizer, uno per Moderna, eccetera. Uno che non sa che vaccino fa, cosa scarica, però dovrebbero dirglielo al momento della prenotazione del vaccino, dovrebbe esserci scritto da qualche parte o comunque dovrebbero comunicarglielo quale sarà il vaccino che dovrà fare, chiaramente. Poi dice ha difficoltà anche riguardo le patologie, bisogna sempre comunque per questo rivolgersi al proprio medico, oppure anche chiedere consiglio al farmacista dove si magari va a fare la prenotazione. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Bucarella. Buongiorno, buongiorno Nivea. Ecco, volevo parlare prima con Cosolini, ma però parlo con lei adesso molto volentieri. Grazie. Allora, si sta parlando sempre dei medici di base, sì. No? E i medici di base è il perno di queste vaccinazioni, no? Mm-hmm. Però non sono disponibili, perché se lei prende un appuntamento per il medico, col medico di base, o dà l'appuntamento dopo 10 giorni, oppure le segreterie sono talmente piene per
per i medi, per le prescrizioni di medicinali, che lei non riesce neanche a parlare, e da un anno e passa che noi non riusciamo a parlare con i medici di base. Le strutture specialistiche, che non so, la cardiologia o d'altre, ti dicono di andare dal proprio medico di base. È veramente come il cane che si rosica la coda. Adesso, l'altro giorno Riccardi ha detto che il pronto soccorso è pieno di codici bianchi. Sì. È logico, perché se non si, i medici di base non si possono trovare, le persone hanno paura e hanno più paura della malattia evidentemente che del Covid, perché in pronto soccorso io non ci andrei neanche dopo morta, ecco, no? E succede tutto questo. Non è possibile, deve dare un segnale il Dipartimento dei Medici di Base, che non è dipendente dalla regione. Anche certe persone non prenotano. I medici di base, però è vero che ci sono tante segnalazioni, quindi evidentemente ci sono alcuni medici di base che sono difficili, più difficili di altri da reperire, evidentemente. Ma signora Bucarella, adesso le dico un'altra cosa, ci sono certe persone che hanno telefonato, attendono la telefonata a casa, ma non è così, devono andare a prenotarsi, questo è anche un discorso, cioè l'ignoranza è abbastanza... ecco, ok, mi ha capito in che senso. Ho capito, grazie. Anche qui sono un po' di informazione, ha ragione. Sì, grazie signora Bucarella, arrivederci. È un problema reale, è un problema davvero molto sentito da tante persone, quello che ha evidenziato la signora Nivea. Io intanto, abbiamo visto insieme anche le belle immagini della nostra troupe del centro vaccinale proprio in Porto Vecchio, se non mi sbaglio. Allora, vedo ancora in collegamento anche il nostro Umberto Bosazzi, non so se mi senti Umberto, sei nuovamente in linea se vuoi. Sì, ti sento Laura, queste immagini che state vedendo, noi come hai detto tu siamo al centro vaccinale della centrale idrodinamica, come vedete c'è abbastanza fila, adesso vediamo se è una fila, se tutti quanti sono venuti magari forse un po' prima, oppure se è una fila diciamo così costante anche nei giorni precedenti. Insomma, io sono venuto, lo dico, tanto non ho nessun problema, l'altro ieri a portare a vaccinare mia mamma a metà mattina, e devo dire la verità che la cosa è proceduta con enorme velocità, non c'era quasi nessuno, quindi qua bisognerebbe capire anche un po' perché c'è tutta questa fila. Vediamo insomma di capire anche un attimo se c'è qualcuno che ha qualche cosa da raccontarci. Buongiorno signora, prego. Buongiorno, le chiedo una cosa, e se fosse una giornata di pioggia e bora? Sareste con l'ombrello probabilmente, ma mi scusi, una battuta, però voglio dire, però adesso non cominciamo subito a se fosse eccetera, perché insomma, ma probabilmente ci sarebbe stato, se fosse piove e bora probabilmente avrebbero allestito in qualche altro modo, insomma, io adesso non sarei subito così negativo, perché insomma, al limite si potrebbe anche dire se faceva caldo, quindi un altro discorso. Sentiamo allora, vediamo un momento, intanto c'è anche qualche nostro amico, visto il maestro Zannerini che si è messo in fila. Buongiorno maestro, salve. A che ora ha l'appuntamento? Io alle 9.45. 9.45, sì. Quindi è venuto con un certo anticipo probabilmente. Bisogna sempre. Prima somministrazione? Sì, primissima. Sì, sì. È contento? Sono felicissimo. Okay. Sì. Grazie. Grazie maestro, vedete? Allora forse c'è qualcuno che arriva anche con un dovuto anticipo, vediamo anche questi signori. Buongiorno, a che ora l'appuntamento? 8.38, quindi allora sta aspettando che la chiamino, ecco, quindi insomma c'è un po' di affollamento. Lei signora, mi scusi, a che ora ha l'appuntamento? È il 9.02, quindi vedete insomma che c'è adesso, da lui che dà i numeri. Adesso stanno chiamando anche, stanno dando i numeri. Stanno dando i numeri. Qui è facile. La battuta è facile, insomma, in questo caso. Dietro, non vicini, signori, state al lato. 8:30 chiamo io pian piano. Solo state distanziati, vi chiedo una cortesia.
Signori distanziati, vi chiamo io pian piano, ok? Abbiamo compreso che adesso, tra un po'... Allora, siamo verso le 8.30 adesso, come chiamata. 8.30 Astra per ora. Abbiamo doppio vaccino oggi. Ecco, quindi... Questa probabilmente è anche la causa anche dell'affollamento. Sì, c'è doppio vaccino. E allora, come avete sentito proprio in diretta, noi dobbiamo adesso stanno fermarci per una chiamando brevissima... quelli delle 8:30. Ecco, esatto, infatti, per la pubblicità. Okay. Per la pubblicità ci fermiamo un attimo e ci rivediamo subito dopo. Abbiamo chiarito anche la causa, insomma, di questa fila un po' anomala per le vaccinazioni in Porto Vecchio. Ci fermiamo un attimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, siamo ancora in collegamento con il nostro Umberto Bosazzi, che si trova ancora in Porto Vecchio, la centrale idrodinamica da lui tanto amata per vedere le vaccinazioni. Scusa la battuta, Umberto. Allora, vediamo la situazione della fila, che si sta abbastanza così ordinando un pochino, no? Abbastanza. Sì, diciamo sì, così. Sì, più che... Più che altro. Allora, qui c'è una nostra vecchia conoscenza, vedo che diceva che l'anno scorso siamo incontrati a Barcola. Ecco. Barcolani. A che ora l'appuntamento? Alle 9.12. Sì, un po' in ritardo, ma poco. Insomma, prima vaccinazione. Prima. Ok, contenti di farla? Sì, come no? Sì, beata ora. Grazie. Tanto se guardiamo lo stesso, un continuo, solo che... Dopo vedo un tempo. Allora, ecco, c'è un po' di caos. Allora, sentiamo se sei d'accordo, Umberto, anche la telefonata, perché qui arrivano anche tante telefonate da parte dei nostri telespettatori. Okay. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, c'ho un quesito io. Prego. Mio nipote ha preso il Covid sul lavoro, no? L'hanno mandato a casa lunedì. Mm-hmm. Noi abitiamo assieme con mio nipote, mia moglie e il papà del mio nipote, no? Ho capito. Sono 4 giorni, non sappiamo niente cosa dobbiamo fare. Okay. Abbiamo dovuto dare la disdetta per sabato che avevamo di fare il vaccino. E ho dovuto dare l'idea perché la mia dottoressa ha detto che non posso fare il vaccino, ma io non so se ho preso... Dovrà fare un tampone, immagino. Ma chi me lo fa? Dovrà farlo lei, ma non le hanno dato nessuna indicazione però. Ma non so, mi hanno dato numeri, destra e sinistra, ha fatto numeri ma non risponde mai nessuno. Volevo sapere come mi devo portare. Adesso sono 4 giorni, mio figlio per esempio lavora, non ha potuto andare a lavorare, deve stare a casa. Deve se vivete un... tutti assieme, sì, però sì, questo caso deve essere seguito dall'azienda sanitaria, quindi lei deve segnalare questa situazione, immagino l'abbiate già fatto però, e devono ricontattarvi. Non è possibile parlare con l'azienda sanitaria perché non risponde nessuno. Io ho 20 numeri qua che mi hanno dato, destra e sinistra, nessuno mi sa dire niente. Adesso mio figlio sul lavoro deve portare un certificato. E sono 4 giorni che è a casa. Ho capito. Chiami la guardia medica. Loro attiveranno anche tutto il percorso. Segnali questa situazione. A me è successo che mi hanno richiamato in giornata, quindi provi a chiamare la guardia medica. Noi siamo 4 giorni a casa e non sappiamo se dobbiamo stare a casa o no. Provi a chiamare la guardia medica oppure provi a chiamare il numero regionale, ma comunque la guardia medica richiama dopo brevissimo, insomma. Perché noi non sappiamo se siamo infettati. Ho capito, però deve segnalare questa situazione a qualcuno che dovrà richiamarla per darle tutte le istruzioni su cosa fare, chi deve fare il tampone. Queste cose penso qui. Il mio nipote ha già segnalato perché l'hanno mandato a casa. E l'hanno richiamato? No. Devono richiamarlo, quindi... L'hanno richiamato solo per dire che è positivo.
Ho capito. Ma altre cose. Ma lei forse deve chiamare lei, la guardia medica, per segnalare questa situazione. La richiameranno e le diranno che cosa fare. Dovrà fare il tampone, vedere appunto se siete positivi anche voi. Intanto immagino ve l'abbiano già detto, dovete stare distanziati in casa per quanto possibile. Ma abbiamo un appartamento piccolo, non lo so, stare, è difficile. Mi hanno detto di mangiare separata, ma abbiamo una cucina, e dov'è che possiamo stare? Ma ormai è in casa, se abbiamo però preso deve già contattare qualcuno, provi con la guardia medica se non è riuscito appunto a contattare altre strutture, o comunque segnalare anche semplicemente al 112 insomma questa situazione, e vi richiameranno per dirvi che cosa dovete fare nel dettaglio insomma. La guardia medica devo cercare? Sì, provi la guardia medica. Rispondono davvero in modo immediato. Uh-huh. Il numero della guardia medica non ce l'ha. Adesso così sotto mano no, però lo trova insomma sicuramente dappertutto. La ringrazio. Grazie a lei, buona giornata, auguri, e poi magari vediamo se riesco a trovarlo io al volo e continui a seguirci. Intanto vedo ancora appunto la fila si sta intensificando, mi pare, Umberto, no? È più ordinata, ma sì, più la fila si sta intensificando. Sì. Intanto è più ordinata perché, come potete anche intuire, ci sono due code, no? Una per AstraZeneca e una per Pfizer, quindi così intanto è stato deciso. Io intanto, già che ci sono, posso dare il numero il numero verde, diciamo così, della guardia medica al telespettatore di prima. Ah, ecco. Che può fare lo 800 614302. Ecco, 614302. Lo ripeto, 800 614302. Questo è il numero della guardia medica. Quindi il signore può chiamare ed eventualmente avere dei suggerimenti, diciamo così. Intanto è che non si può vedere, io sto intanto, come si dice in lingua, cucando dentro per vedere un pochettino com'è la situazione. Sì, com'è la situazione dentro, vedete che insomma qui poi dopo si formano delle file abbastanza, anche qui abbastanza ordinate, di gente in attesa, perché dopo poi la procedura, una volta avuto l'accesso, è molto rapida oggettivamente. C'è anche l'addetto alla fila, insomma, che raccomanda il distanziamento, raccomanda appunto di stare distanti, di rispettare la distanza di sicurezza. Dovete anche, come abbiamo anche sentito prima, dovete fare anche, come dire, mettere la com'è? Sì. Buongiorno. A che ora l'appuntamento? Alle 9:26. 9:26, ecco, quindi è contento di fare... Sicuramente. Qual è il... che vaccino ha? Pfizer? Sì. Pfizer, ok. Prima... No, questa è la seconda volta. La seconda volta? Sì, dopo 20 giorni. Perfetto. Adesso veniamo per fare... Com'è rispetto a su? Ma io penso che ci manca qualche indicazione, perché per venire qui, entrando dal Porto Vecchio, e diciamo che non c'è nessuna indicazione, okay, quindi sarebe opportuno, penso, di segnalare, okay. Adesso intanto lo diciamo, perché non tutti vengono a fare la passeggiata qua dentro. Ok, grazie, prego, buona giornata. Prego. Allora vedete che il signore ha centrato due aspetti della cosa, no? Effettivamente c'è un problema per raggiungere la centrale idrodinamica entrando, diciamo, come si potrebbe dire, dall'ingresso monumentale del Porto Vecchio, laddove oggettivamente è molto più semplice farlo, diciamo, da Barcola, perché basta entrare nella rotonda e si è quasi automaticamente ci si arriva. E poi anche il discorso che forse effettivamente magari qualche indicazione, soprattutto anche per tranquillizzare la gente, forse sarebbe necessaria. Poi l'altro discorso che il signore ha indicato, e che diciamo lo stesso Marco Stabile aveva fatto presente anche qualche giorno fa, è che ormai parecchi appunto, insomma,
vanno in Porto Vecchio anche per fare delle passeggiate in bici, eccetera, ma certamente ecco, non tutti possono avere l'idea di dove sia la centrale idrodinamica. Magari se riusciamo poi dopo, quando usciremo, faremo vedere proprio quantomeno da dove si entra, ecco, insomma. Intanto vediamo, c'è un signore che eroicamente ha raggiunto, buongiorno. Dove si siana, che no, da Catinara, via qua. Dio. Quando le hanno detto del... Alle 10:30. Ah, ho capito. Qua. Alle 10:30 l'appuntamento. Ma quando ha saputo che doveva venire qua da Catinara? No, se ascoltiamo il vostro sempre. Ah, ecco. Dalle 7 di mattina fino alle 9 di sera. Okay. Sempre tele 4. Sempre tele 4. A me mi hanno telefonato a casa. Avevo pure a Catinara e mi hanno telefonato a casa. Quando? E... Due o tre giorni fa. Questo è l'altra. Grazie. Non è che voglio dire una fesseria, perché l'avevo sentito per televisione e dopo mi hanno telefonato, mi è arrivata una telefonata e mi ha detto che dovevo venire qua. Ma già lo sapevo, però perché non dire che non c'è. Hanno fatto... No. Ecco. Anche qui. Se vuoi che ne delle notizie, perché sennò chi ne dà? Rai non ne dà niente, solo voi. Grazie, allora qui fa anche piacere sentire. Aspetta che mi tolgo gli occhiali perché mi rendo conto che sono un po' ridicolo con gli occhiali appannati. Allora, sì. No, allora qui c'è, veramente sembra che le persone facciano un pochettino anche il nostro lavoro, nel senso che l'altra fonte di, non voglio dire di polemiche, ma insomma la gente che magari aveva l'appuntamento per Catinara e che poi è stata appunto avvertita anche per tempo dello spostamento, ma molti hanno appunto appreso la questione proprio dagli organi di informazione, ecco, insomma, da noi e anche da altri, insomma. Qui intanto proseguo, vedete che la fila, per dire la verità, non è che si svolge molto, molto rapidamente. Ma voi, ecco, siete sempre qua? Stiamo attendendo con pazienza, ecco. Che è una qualità che ormai è andata in disuso. Speriamo bene. Molti conosciuti. Umberto, purtroppo grazie. Dobbiamo andare in pubblicità, nuovamente, rapidamente. Okay, ci vediamo fra pochissimo. Ci fermiamo per una breve pausa. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Vedo ancora il nostro Umberto Bosazzi in collegamento dalla centrale idrodinamica. È davvero, insomma, la notizia di questi giorni, questo impulso nuovo, no, alle vaccinazioni, alla campagna vaccinale, che si vede anche proprio plasticamente, no, con questa fila per il doppio vaccino. Oggi si fanno iniezioni di Pfizer e anche di AstraZeneca, no? E questo è motivo di questo assembramento ordinato, dai, chiamiamolo così. Sì, adesso, insomma, diciamo che ci sono stati dei momenti prima, mentre non eravamo in onda, in cui qualcuno ha perso un po' la pazienza e devo dire la verità che comunque altra gente in fila ha un pochettino difeso anche l'addetto qui di Asugi, che sta cercando di fare oggettivamente del suo meglio, intanto per mantenere un certo ordine, soprattutto anche per mantenere la distanza, ecco, in sostanza, no? Quindi questo è, vediamo ancora un po', a che ora l'appuntamento? 9:18. Siamo bene. Sì, accompagno mio padre, siamo venuti da Muggia e ieri ha prenotato, siamo stati i primi. Ha prenotato ieri, tra l'altro. Ieri mattina alle 8 e siamo felici. C'è un po' di, diciamo che io pensavo ancora peggio. Le persone si lamentano, ma insomma 20 minuti si possono fare, infine. Raccontiamo anche un'altra cosa, effettivamente, che forse magari sfugge. Ci sono molte persone che, adesso immagino, per portare i genitori più anziani debbono chiedere, non so, permesso dal lavoro, comunque, insomma, non è semplice neanche, mi metto in questo gruppo.
avrei potuto venire in macchina, ma non ho preferito accompagnarlo, anche un po' l'agitazione, ma si fa un sacrificio, in questo momento si devono fare dei sacrifici anche per i genitori. Questo è il primo, no? Lei quindi farà Astra? Sì. Ok, perfetto. Ed è contento? Se lo aspettavamo. Si deve fare, si deve fare. Mi raccomando, sì. Grazie, buona giornata. Qui vedete anche c'è questo dato, no? L'idea appunto che le persone anche accompagnano i rispettivi genitori più anziani, anche semplicemente per essere un pochettino più sicuri. Io posso fare anche il mio caso personale, ecco, in sostanza. No? Bisogna, logicamente bisogna prendere permesso da lavoro, prendere addirittura ferie, ecco, insomma, questo è l'altro lato della cosa. Se Marco Stabile adesso magari si gira un attimo, perché non so se abbiamo fatto vedere, qui c'è, immagino che di fronte, nella zona del, come si chiama, del centro congressi, ci sono penso anche delle persone che magari appunto hanno accompagnato i parenti, ci sono anche dei taxi, fra l'altro mi fa notare Marco, vediamo. Tra l'altro il tassista è amico mio, per cui sta di fronte a me, per cui aspetta che scatta l'intervista. Se avessi mai immaginato 50 anni fa che te becca. Ok, solo un attimo. Sandro, te porti parecchia gente qua? Tanta, sì, effettivamente. Okay. Abbiamo... Scusa, li portè e li... La signora. Ok, li portate e poi li aspettate oppure... No, perché penso qua i tempi d'attesa saranno lunghi, penso. Sì. Ciao Sandro, grazie. Ciao, buona giornata. Allora, capita anche questo di incontrare gente... Ah già, certo, sì. Ce n'è già un altro che arriva e devo dire la cosa curiosa è appunto incontrare gente. Sentiamo, c'è una signora che ci chiede qualcosa, che il cane, prego. Buongiorno Bosazzi. Ascolti, mi devo portare mia figlia disabile in sedia a rotelle. Sì. Ho visto che c'è tutto scale, come si fa a portare? No, di là signora, se può arrivare tranquillamente. Le scale anche là? No, è proprio... Bisogna andare dietro. No, guardi qua signora. Andiamo, ecco, facciamo vedere anche alla signora. Vieni. Facciamo vedere anche alla signora come possono salire. Questo è un tema che è utile anche per tante altre persone, disabili, ce lo chiedono spesso. C'è la rampa. Tranquilla, io, insomma, per cui... No, tranquilla. Grazie, buon lavoro. Grazie signora. Grazie, buona giornata. Io lo sapevo tra l'altro perché ho portato mia mamma, adesso mi secca farla la storia personale, però personale, insomma, però... come dico sempre, si aiuta, appunto l'ho portata proprio, è agevolissimo, non so se si dice agevolissimo per i... E qui vedete appunto che una signora con dei problemi si sta avvicinando, devo dire anche piuttosto baldanzosamente, alla rampa, insomma, alla rampa per cui, di accesso, sì, tra l'altro Umberto confermiamo ai nostri telespettatori, sì, che non ci siamo messi d'accordo, tu hai un cappello giallo e una maglia gialla, no? Quindi però è un caso. Ah, io non ti ho vista stamattina. Ecco, non mi hai vista stamattina, però siamo coordinati. Mi invito alla calma, signora. Certamente, ma voglio dire, le pare? Le pare questa cosa da fare? Tutti vicini uno all'altro? Ma, ecco, non lo so, sono senza parole. Ma finché le persone ragioneranno così, non passerà mai questa pandemia. Non capiscono che fanno del male a tutti comportandosi in questo modo? La dottoressa Viola ha detto, sono due persone poi che infettano, cresce in progressione geometrica. E la fine? Ma non ascoltano le cose, non imparano niente. Guardi, non lo so cosa dire. Grazie.
c'è una canzone dove il ritornello dice "When will they ever learn", no? Quando impareranno. Ecco, è vero. E fra l'altro ci sono tante segnalazioni di questo tipo che ci arrivano attraverso le mail. Per esempio, adesso vediamo se riesco a ritrovarla. Sì. No, questa è Anna che scrive: "Sarebbe opportuno che l'ingresso alla centrale per i vaccini fosse segnalato in Viale Miramare con appositi cartelli". Poi però c'è anche dunque, mi chiamo Valentina, appena ho visto la fila che c'è al centro vaccini in Porto Vecchio, mi viene da chiedere, visto che ci sono molte persone anziane, ma non sarebbe possibile mettere delle sedie distanziate? Però all'interno ci sono, no, le sedie per attendere il proprio turno. All'interno sì. ci sono tantissime sedie proprio per sì, soprattutto c'è poi quella sala dove la gente, una volta fatto il vaccino, rimane seduta per una quindicina di minuti circa, e che è pieno di sedie, insomma. Adesso vediamo. E poi ancora Patrizia scrive: ho visto adesso il collegamento col Porto Vecchio per la vaccinazione, scrive, ma io che porterò mia mamma di 93 anni il 3 aprile per la seconda dose, dovremmo fare quella fila in piedi all'aperto, e se piove, se mia mamma ha bisogno di sedersi, è un po' quello che diceva la signora prima, però sì, vedendo la fila qualcuno si preoccupa. Abbiamo visto che ci sono anche tante persone che magari sono lì in attesa. Ma guarda, adesso io non so, per l'amor di Dio, non è nemmeno mio compito fare certe cose, eccetera, però francamente posso supporre, qua di fronte il centro congressi sappiamo che è vuoto, sì, no? E forse magari forse si potrebbe a questo punto prevedere di tenerlo aperto nel caso ci sia brutto tempo. Fai sistemare le persone è possibile, lì, e poi insomma, esatto. è tutto più tranquillo, insomma, perché questo qua, adesso diciamo la verità, così com'è è vuoto, non serve a niente. A questo punto si potrebbe aprirlo, insomma, con del personale anche lì. Per esempio, non so oggi, ma per esempio quando ho portato mia madre a fare il vaccino, dentro c'erano i Boy Scout, che dirigevano un pochettino il traffico. Ne piazzi qualcuno anche dall'altra parte, non dovrebbe essere impossibile. Fa presto, insomma, Fatto salvo il fatto, questo dobbiamo anche dirlo, che oggi è il primo giorno, diciamo, doppio, per cui è facile immaginare che poi chi di dovere trarrà delle conclusioni in merito a tutto ciò, e probabilmente certo. si attiverà in qualche modo. Ecco, è insomma, chiaro. Oggettivamente devo dirlo, avendo visto gli spazi interni, tutta la gente che è qua in fila, dentro comunque non ci sarebbe stata. Questo è inutile, è inutile far, insomma, nascondersi dietro un dito. Però voglio dire, sta roba qua di fronte è vuota. Se vogliamo, poi c'è anche, ma mi pare che c'è attività invece nella sottostazione, si potrebbe anche pensare di sistemare la gente. Insomma, diciamo, ci sono spazi chiusi. Qui intorno dove si potrebbe. Centro congressi, voi che andiamo. Sì, ecco, guarda, andiamo un attimo, già che ci siamo. Qui di fronte c'è proprio il centro congressi, no? Facciamo anche vedere, perché magari forse appunto non tutti lo conoscono. Sono dentro abitue del luogo. È vuoto. Adesso io provo anche. Sì, figurarsi. Comunque, chiuso. Insomma, dentro è assolutamente vuoto. Nei giorni di brutto tempo si può pensare anche appunto di sistemare qui. Lo spazio c'è. Fra l'altro, lo spazio c'è. Tra l'altro, il sindaco di piazza, adesso io vado un po' a memoria, aveva anche messo a disposizione il centro congressi eventualmente proprio per la campagna vaccinale. Quindi probabilmente posso pensare che non sia difficile utilizzarlo per questo, perché oggettivamente è così. Ripeto, fatto salvo che quello che noi stiamo documentando oggi è il primo giorno di doppia somministrazione, per cui voglio dire, magari potrebbe anche essere che nei prossimi giorni mettano mano all'organizzazione e rimodulino tutto quanto. Adesso mi sembra di capire che rispetto a un quarto d'ora fa la fila esterna è già un po' meno.
Bentornati, bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora il momento del nostro collegamento con il direttore del Piccolo, Omar Monestier. Buongiorno direttore. Buongiorno a voi e buongiorno a chi ci sta guardando. Allora, non so se ci ha seguito fin qui, stiamo testimoniando questa fila per vaccinarsi, doppia vaccinazione oggi alla centrale idrodinamica, quindi un po' di sguidi, però insomma sta procedendo, sta avendo un'accelerata sulla fase della campagna vaccinale, è un qualcosa di positivo. Ieri è partita la fase 3, lo vediamo anche sulla prima pagina del Piccolo oggi, sono state più di 27.000 i vaccini prenotati, anche questa è una buona notizia. È una buona notizia alla faccia di chi dice che la campagna sarà comunque un flop, che la pandemia non esiste, insomma tutte quelle cose che ogni tanto ricordiamo qua. È un buon segnale perché significa che è stata capita l'importanza della vaccinazione. Ho visto il vostro servizio, c'è anche qualcuno che si lamenta, ma non ho mai visto in Italia una fila ordinata nemmeno per andare a prendere la pensione, nemmeno al supermercato. Ho visto gente azzuffarsi davanti a chi doveva pesare per primo una zucchina al banco dell'ortofrutta al supermercato. Per cui credo che sia un po' il paese che ha nella sua struttura mentale questa forma di indisciplinatezza. Spero che invece, stando in fila per il vaccino, capiscano che è importante stare calmi, capire che siamo tanti, siamo moltissimi e che quindi qualche piccolo rallentamento può esserci. Cioè, io sono felice del fatto che comunque ci sia così tanta gente in fila, mi sarei preoccupato molto di più se non ci fosse stato nessuno. È vero, è davvero un buon segnale, insomma qualche disguido, poi la lamentela è anche abbastanza tipica, è anche giusto magari lamentarsi, far presente quelle cose che non vanno, anche per stimolare chi di dovere poi a aggiustare il tiro, visto che siamo appena all'inizio, no? Quindi è anche positivo. Sì, la critica può essere positiva. Io, guardate, mi viene in mente, potrei cavarmela con una battuta: siete almeno in fila sotto il sole. Pensate se dovesse venire a piovere, magari come recita la famosa battuta di un film, sarebbe, vi assicuro, molto peggio. Quindi state là, state buoni, io vorrei essere là con voi. Ecco, potessi essere in una categoria, toccherà prima o poi anche a noi, potessi vaccinarmi, sarei felicemente in fila. Lo faremmo anche noi volentieri, aspetteremo il nostro turno. C'è stato ieri l'intervento molto forte di Mario Draghi nei confronti delle regioni, di quelle regioni che hanno dimenticato in qualche caso appunto gli ultra ottantenni, gli anziani, le persone fragili da proteggere, e hanno favorito varie categorie. C'è stato un po' il salta la fila, no? Questo fenomeno. Poi c'è stata anche la risposta da parte di Massimiliano Fedriga, insomma basta prendersela con le regioni, oggi voi le intervistate anche sul vostro giornale. E ha ragione il Presidente questa volta, perché le regioni si sono infilate nelle pieghe di testi mal scritti. Quando qualcuno ha chiamato gli avvocati non si è attribuito un potere esorbitante o ha deciso di saltare la fila, ha trovato nelle pieghe del decreto che questa cosa si poteva fare. Poi se ne sono accorti che era meglio dare, come giusto, la priorità ad altre categorie, però non è che le regioni si sono inventate proprio tutte le linee guida, anche quelle che oggi ci sembrano un po' bizzarre. Quindi quando c'è carenza di attenzione e di piglio deciso nelle linee guida da parte dell'amministrazione centrale, poi è chiaro che le periferie, che non hanno spesso neppure lo stesso approccio all'organizzazione, facciano qualche errore. Comunque, poiché qui parliamo prevalentemente di Friuli Venezia Giulia e nella fattispecie voi in questo momento eravate collegati con una postazione vaccinale a Trieste, mi pare che da noi il fenomeno sia assolutamente marginale, non abbiamo avuto lo Scalzi di turno che si è vaccinato, oppure l'avvocato furbetto che ha saltato la fila, o la moglie dell'avvocato che ci ha provato, cioè, non che io sappia, non che voi sappiate. No, esatto, non ci risulta. Fra l'altro proprio nella nostra regione è sempre stato seguito proprio il criterio di privilegiare, se vogliamo dire così, insomma
non è il termine corretto, di proteggere prima gli anziani, gli ultraottantenni e le persone fragili. Fin dall'inizio si è sempre detto, si è sempre seguita questa linea. È chiaro che poi sono stati vaccinati anche più giovani delle forze dell'ordine e di altre categorie, ma era anche doveroso così utilizzare le dosi di AstraZeneca in qualche modo, mettere a frutto le dosi di vaccino che avevamo, insomma. L'importante è che poi questa operazione abbia davvero un'accelerazione, insomma, bisogna davvero fare presto a questo punto. No? E poi peraltro colgo l'occasione per segnalare che può darsi che pure in Friuli Venezia Giulia e in questo momento particolare a Trieste ci sia qualche piccola disfunzione, però se andiamo a guardare la classifica delle regioni italiane, il Friuli Venezia Giulia sta sempre, poi dipende dalle categorie, in alcuni siamo assolutamente primi, in alcune siamo secondi, in alcune siamo quinti, quarti, sesti, insomma, siamo comunque nel pacchetto di testa delle regioni che fanno meglio in Italia. Io lo considero comunque un fatto positivo e peraltro non si può nemmeno fare paragone come fanno alcuni ogni tanto con le province di Trento e Bolzano, che hanno comunque popolazioni più piccole della nostra e hanno comunque un'organizzazione assai differente. Comunque ciò non mi pare che ce la stiamo cavando male, anch'io vorrei molto di più e molto più velocemente. Spero che questa settimana sia quella che darà il colpo d'ala anche per farci uscire dalla zona rossa, perché mi pare che, come dite spesso anche voi, che al momento non si parli affatto di uscire rapidamente. No, infatti si parla ancora appunto di prorogare le limitazioni ancora dopo Pasqua, si è parlato della possibile riapertura della scuola, almeno delle scuole dell'infanzia e primarie, però staremo a vedere insomma che guardate, cosa guardate, quello è un tema che io mi permetto di sollecitare. So che anche l'assessore Rosolen ci sta pensando, che anche la soprintendente scolastica sta facendo qualche ragionamento, ci sono alcune resistenze fra gli insegnanti, però io credo che le scuole materne e le scuole elementari e almeno il ciclo del biennio delle scuole medie dovrebbero avere il massimo possibile della presenza, soprattutto nel momento in cui scopriamo che gli insegnanti sono stati vaccinati. In presenza di personale scolastico vaccinato, credo che il tasso di rischio si abbassi. Certo, non scompare, perché il contagio è familiare, i ragazzi lo portano a scuola e da scuola lo portano a casa e viceversa, però è una sofferenza indicibile sia per i bambini che per le loro famiglie. E come avete raccontato spesso anche voi, ci sono casi di mamme e papà che lavorano magari in smart, entrambi, con un figlio piccolo a casa, in appartamenti che non sono sempre enormi, ecco, insomma è complicatissimo. Ci riguarda proprio anche personalmente qui in redazione. Quindi davvero. Siamo alla confessione in diretta. Esatto, con un genitore in smart, uno in presenza e il bambino a casa con il papà. E la rete peraltro che magari salta, la connessione che non c'è, non si sente, l'audio, quindi insomma un disastro. Poi per carità, stare in ospedale attaccati a una bombola d'ossigeno è molto peggio. Certo, assolutamente, però davvero bisogna fare qualcosa per riaprire le scuole al più presto. Un'ultima nota sulla prima pagina, questa inchiesta curiosa è molto triestina, mi viene da dire, sullo sport fai da te, queste bici che vanno a ruba, i pesi, le strumentazioni da palestra per così tenersi in forma. Beh, insomma sì, ci siamo un po' rotti le scatole, perché all'inizio aspettavamo che le palestre riaprissero e che si potesse fare poi anche all'aperto, per chi non va in palestra, una maggiore quantità di attività. È noto che Trieste è, se non ricordo male, la città italiana con la più alta percentuale di sport praticato a livello amatoriale. Quindi il tempo libero è importante e ci è sembrato interessante andare a vedere come si stanno comportando gli operatori di quel settore, coloro che vendono le bici, che le riparano, i personal trainer. Insomma, c'è una vita, come ricordiamo anche qui spesso, che va avanti e che cerca di resistere nonostante tutto. E da un lato raccontiamo il vaccino, dall'altra raccontiamo anche chi pretende di avere una sorta di normalità
e si attiva per avere tutti gli strumenti per farlo. Avete anche fatto così un giro in città nei rioni, lo facciamo spesso anche noi, e abbiamo visto che la gente non ne può più di stare in casa, no? È un po' difficile tenere in questa fase le persone effettivamente in casa come dovrebbe essere nella zona rossa, ci sono tante persone fuori, è un dato di fatto, insomma, qualcosa però devo dire che l'aspetto più sorprendente che mi è capitato di incrociare leggendo il pezzo di Giampaolo Sarti non è tanto il fatto che la gente giustamente dica sono sceso un attimo in strada al parco perché non ne posso più di stare in casa, però ritorno a casa subito, c'ho la mascherina, non sto tanto fuori. Mi ha colpito molto di più una serie non piccola di persone che ha sostenuto io esco perché tanto vabbè la pandemia poi non è così grave, l'ha avuta anche mia cugina questa malattia, ma è stato poco più di un raffreddore. Ma io non riesco a capire, certo la cugina è stata fortunata perché ha probabilmente avuto un tasso di contagio molto basso, ma io ho dei colleghi giornalisti che sono in ospedale ricoverati che stanno sotto la campana dell'ossigeno, come diamine si chiama, e stanno lottando per guarire. E quindi non riesco a tollerare questo genere di leggerezza nelle affermazioni. Un tale ha detto, io non credo affatto che gli ospedali siano pieni, ce lo raccontate voi, lo dite voi, e non si capisce poi per quale ragione. Io vorrei che andasse a fare un giro a Cattinara. Sì. Tanto non può entrare, ma insomma, purtroppo in questa fase, complici anche forse i discorsi sui social, passa anche questa falsa informazione, no? del complottismo, insomma, del fatto che. Ma chi dice che gli ospedali non sono pieni? Peraltro, Cattinara non è un ospedale piccolo, ci sono centinaia di triestini che lavorano lì. Vogliamo credere che costoro che vanno ai giardinetti non hanno nemmeno un amico infermiere, barelliere, medico, un OS che possa dire no, guarda, ti sbagli, è pieno e c'è gente che muore, perché noi dobbiamo dire a chi ci sta guardando che la gente muore, non è un'influenza. Certo, chi la prende nella forma leggera potrà dire legittimamente che per lui è stata come un'influenza, ma sappiamo benissimo che così non è per tanti altri. È chiaro. Allora, è importante questo messaggio. Come sempre ringrazio il direttore Omer Monestier. Vedo già pronto anche il nostro Umberto Bosazzi, con il quale ci collegheremo fra pochissimo. Grazie al direttore. Ci rivediamo fra un paio di giorni, giusto? Buona giornata. Buona giornata, buon lavoro, grazie. Allora, torniamo con le immagini in diretta vediamo il nostro Umberto Bosazzi, torniamo con le immagini in diretta. Eccoci. Dalla centrale idrodinamica. Quince, salve. Eccoci qui, ancora tanta gente, anche un ciclista. Allora, Laura, è arrivato anche il sindaco. Allora, il sindaco di Piazza ha garantito che nel caso di maltempo la gente verrà sistemata, poi magari lo faremo vedere un po' meglio nei nostri servizi del telegiornale, perché qua oggi abbiamo messo musina per parecchio, per dire la verità. Ecco, immagino. Allora, c'è, accanto, mettiamola così, accanto alla zona triage, diciamo così, sì. del come si chiama qua, della centrale idrodinamica, c'è una zona che attualmente è preclusa, ma che nel caso di maltempo verrà aperta per far stare le persone. Ove non dovesse essere sufficiente, ci sarà la possibilità di stare anche, per il momento, diciamo, sotto il colonnato del magazzino 26, ma se ho capito bene probabilmente forse anche potrebbero aprire il magazzino 26. Tra l'altro il sindaco è ancora qui, vediamo magari Marco se riusciamo a beccarlo. Intanto è arrivata anche la polizia locale, per cui possiamo farvi vedere anche questo, insomma, capite che sono momenti che si svolgono sotto i nostri occhi, tutto in diretta, e noi appunto li documentiamo. Intanto la nostra amica ha fatto già vaccinare la mamma, per cui adesso sentiamo, eccoci qua. 800 al giorno, ragazzi, certo. Sei tanti, non sei pochi, no? C'è 800, è veramente una cosa importante. Comunque al limite mettiamo delle transenne.
Adesso vediamo di fare... La mettiamo dopo? Sì, sì. Grazie. Sindaco. Allora, sindaco, scusi che prima non eravamo in diretta, solo un attimo se ricapitoliamo quello che ci ha detto prima. No? Nel caso di maltempo la gente potrebbe stare, diciamo, accanto al triage della idrodinamica e anche eventualmente sotto l'arcata del magazzino 26. All'interno dell'idrodinamica e al limite, se dovesse piovere, li mettiamo sotto il 26, che sono 80-100 metri. Uno. Secondo, adesso vediamo di mettere delle transenne, però ricordiamoci sempre... Beata l'ora che c'è la fila per i vaccini, questa è la cosa più importante. Secondo, sono 800 al giorno, non sono pochi, questo volevo dirvi. Credo che da poche parti c'è un'organizzazione così, parcheggi, autobus, insomma abbiamo fatto il meglio che si poteva. Insomma. Ok, c'è anche il dottor Patussi dell'azienda sanitaria, non parla perché non è autorizzato, quindi diciamo non c'è nessun problema. Allora, quindi avete sentito dal sindaco quelle che sono le disposizioni nel caso appunto di maltempo. Nel frattempo è arrivata anche la polizia locale che diciamo, posizionerà delle transenne per fare in modo che le file siano ancora più ordinate. Vedete ancora che il sindaco sta prendendo ulteriori accordi proprio per, come dire, nuove disposizioni in modo da rendere la fila ancora più tranquilla. Non è una fila, diciamo, ci sono stati in quest'oretta che siamo rimasti qui, ci sono stati dei momenti in cui, dei momenti in cui qualcuno magari un pochettino ha anche ceduto, però voglio dire la maggior parte della gente è diciamo solidale con il personale di Asugi che sta cercando appunto di mettere a posto tutto quanto. Siccome io poi conosco delle persone in fila, il maestro Severini, che è quello che abbiamo intervistato credo una trentina di minuti fa, e come dire adesso sta entrando. Una volta entrati le procedure, almeno io faccio riferimento a quello che era successo due giorni fa a mia mamma, le procedure durano una ventina di minuti in tutto, ecco, insomma, per cui voglio dire, poi dopo si è decisamente più tranquilli, ecco, in sostanza. Questo è quanto per il momento. Vedete che c'è gente che ancora arriva, eccetera. Mi sembra che... Scusa Marco? Ah ok, sentiamo un attimo. Buongiorno signora, a che ora ha l'appuntamento? 10:18. 10:18. Quindi sto un po' alla larga per non beccarmi il virus prima di entrare. Certo. E al di là poi della fila, eccetera, è contenta di riuscire a vaccinarci? Sì, anche se con questa AstraZeneca si ha sempre un po' di... Intanto credo che stiano già... È proprio il sindaco, tra l'altro, che sta allestendo già un po' di transenne, insomma, per fare in modo appunto che... Ok. Lui dice meglio qua. Allora, cerchiamo... Oggi si è aperto per vincere 75 anni. Siamo un attimo. Almeno lo riesco una volta. Meglio che non lo vedevo mai. Allora vedete che è lo stesso sindaco, tra l'altro, che sta... Siamo una coppia proprio... Cosolino, per questa roba. Cos'è? Cosolino, io la trovo per questa roba. Adesso non stiamo a far politica. C'ho quell'altro, Uno vale l'altro, dai. No. Dai, così. Scusate, fate. Adesso. Avete visto che appunto il sindaco sta approntando queste transenne. Io sento poco, per dire la verità. Mi sentite, Laura? Sono in onda, sì? Sentiamo bene, sì. Abbiamo sempre le immagini in onda. Sì, tutto bene, tutto regolare con il collegamento. Ti dicevo prima che ci sono anche tante mail, ad esempio Daniela ti dà ragione, dice sono d'accordo con Bosazzi che li facciano accomodare, poveri anziani. Poi ancora altre persone che scrivono dicono ma c'è assembramento, poi se andiamo in due a barco la prendiamo, ecco, la multa. Bravo, però grazie. È chiaro che questo assembramento è in realtà non è un assembramento, è una fila anche abbastanza
disordinata, sono tutti in attesa di poter fare la vaccinazione e appunto chi magari insomma, all'appuntamento un po' dopo può stare anche un po' a distanza, non è necessario accalcarsi attorno all'entrata, no? Ricordiamo anche questo. Poi varie mail che arrivano. Dunque, Susanna ci scrive: per evitare le grosse file per prenotare i vaccini e farli non si poteva fare per iniziali del cognome una settimana con la lettera A e via scorrendo. Beh, un suggerimento, okay. Ma sì, credo sarebbe stato un po' difficile, un po' complicato. In realtà adesso si procederà a scalare con l'età, insomma, età decrescente. Qui c'è anche... Sì, Umberto, stavi dicendo. Sì, tra l'altro, Laura, adesso chiedono anche al sindaco, fra l'altro le persone in fila, chiedono al sindaco l'orario dell'autobus 81, che è l'autobus che appunto è stato reistituito da Trieste Trasporti proprio per favorire l'afflusso via autobus in stazione idrodinamica. C'è da dire anche questo, parlando anche con della gente, molti hanno anche una certa ritenzione nel prendere l'autobus, insomma, quindi certo. C'è tutta una serie di discorsi da fare, ecco, in tal senso. Vedete che ancora qui si stanno allungando sì, le transenne. Umberto, ci chiedono ancora diversi telespettatori, sì. Leggo la mail di Giuseppe, per una su tutte. Buongiorno, chiedo dove accedere per raggiungere il centro vaccini in Porto Vecchio, cioè dove ancora ci sono persone che non sanno da che parte. Allora, il centro vaccini di Porto Vecchio è meglio secondo me arrivare, Marco, da Barcola per arrivarci, sì. Forse meglio. Perché una volta fatta la rotonda si è quasi automaticamente davanti. Oppure si può entrare anche all'entrata del Porto Vecchio, quella diciamo nei pressi della stazione. Ecco. Ho parlato con l'assessore Paratino, che adesso sta informando il comandante per eventualmente fare una cosa un po' più. Ancora accordi, vedo, con la polizia locale per tentare, insomma, di mettere ordine in questa situazione. Poi sta anche molto al comportamento delle persone, no? Immaginiamo che, non ci, sì, che ci siano anche persone che magari però, hanno insomma, diciamo, adesso un po' più tardi, l'arrivo, che potrebbero l'arrivo del stare sindaco a distanza. Ha comunque diciamo calmato un pochettino tutti, il posizionamento delle transenne ha anche reso più ordinata una fila che, ripeto, già era ordinata di suo, ecco. Buongiorno, forse sarebbe utile chiedere di non andare tanto prima rispetto all'orario dell'appuntamento, 15-20 minuti prima al massimo, se no ovvio aspettano molto, anche questa è una realtà in questo, effetti, sì, no? questo è anche un altro discorso. Infatti stavo dicendo la stessa cosa, Barbara probabilmente mi ha letto nel pensiero e ha scritto questa mail poco fa. Allora, poi ancora una fila disordinata per le vaccinazioni è uno schiaffo a chi è chiuso da un anno nonostante possa garantire molto più ordine. In realtà adesso, insomma, la situazione si sta normalizzando, non so se le immagini rendono giustizia della situazione. 5 minuti a testa, 800 per 5 minuti diventa un bel coso, insomma, l'importante è che sia la fila, che sono contento perché tutti si vaccina, questo è già una cosa importante. Ma e dopo ti che sono queste 45 anni, perché te facciamo la... Ho già fatto me. Ti voglio bene, come stai? Allora, mi segnalano intanto non l'ingresso dal varco di Largo Santos, anche se tutti lo utilizzano. Quindi per accedere, hai dato il consiglio giusto, bisogna usare l'ingresso dalla rotonda di Barcola, in sostanza quella nuova rotonda, si entra e si è arrivati quasi subito. Microfono. Sì. Ecco, vediamo ancora sempre lo so, però solo l'intervento della polizia locale. Indietro, grazie. Un po' più indietro. Sì, è per distanziare appunto, esatto, è per distanziare le persone. Ecco, insomma. Infatti. Ci sono ancora considerazioni. Okay. Allora. Sì. Possiamo tirare le somme, Umberto, perché siamo quasi in chiusura. Sì, 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 sì. Ti dico, Laura, adesso da quando è arrivato il sindaco, la fila che era
comunque ordinata di suo. Ripeto, ogni tanto c'è stato qualche momento di, come posso dire, comprensibile irritazione da parte della gente, però adesso la fila è molto ordinata. La polizia locale sta controllando il distanziamento, ci sono anche le transenne che fanno in modo di regolare ancora di più il distanziamento, quindi insomma diciamo che si va verso una normalizzazione, chiamiamola così, anche tenendo conto, ripeto, del fatto che oggi poi è il primo giorno in cui si effettuano entrambi i vaccini. Ripeteva il sindaco, con un ritmo di 800 vaccini al giorno è anche comprensibile una fila di questo genere, però la cosa forse più importante che il sindaco ci ha dichiarato in diretta è che qualora il tempo dovesse peggiorare, le persone in attesa verranno sistemate in una parte della centrale idrodinamica che al momento è preclusa. E eventualmente, qualora tutto ciò non bastasse, potrebbero essere sistemati anche sotto il magazzino 26. Sì, grazie a Umberto Bosazzi. Ci sono quelle arcate che garantiscono questo. Esatto, okay. grazie Umberto Bosazzi, grazie alla nostra troupe esterna. E grazie anche a Marco Stabile. Esatto, e grazie a voi. E noi ci rivediamo in redazione. Io ringrazio anche i telespettatori che ci hanno seguito fin qui. E...